Allora, salve, buongiorno a tutti. Le pulci di Procuste vi danno il benvenuto qui nell'ex conservatorio di Sant'Anna per l'inizio del terzo modulo. Oggi tratteremo i temi degli itinerari culturali, turismo e imprenditorialità. Questa mattina è con noi il dottor Barone, direttore della Rotta dei Fenici, che ci parlerà appunto di marketing turistico e imprenditorialità per la valorizzazione degli itinerari culturali questa mattina e poi nel pomeriggio parleremo del ruolo degli stakeholder nella creazione delle reti. Io vi do il benvenuto e lascio la parola al direttore. Grazie. Ah, lo tengo io. Bene. Grazie a tutti, grazie all'Associazione Pulci di Procuste per l'invito, grazie ai presenti del tempo che dedicheranno questa mattina e questo pomeriggio. La mia idea di ragionare oggi insieme su cosa vuol dire collaborare a livello imprenditoriale con un itinerario culturale. Questo vale sia dal punto di vista degli imprenditori e delle aziende che operano lungo un itinerario culturale, ma vale anche per chi gestisce delle attività non a scopo di lucro, vedi gestori di itinerari culturali o gestioni di attività culturali legate a un itinerario culturale. Quindi da questo punto di vista la mia proposta è appunto di sviluppare questa mattina innanzitutto un'analisi di qual è il marketing turistico di base per approcciare il fenomeno. E facendo pure delle puntate sul tema degli itinerari culturali, appunto quali sono oggi gli itinerari culturali, in particolare io mi occupo di itinerari culturali del Consiglio d'Europa, ne dirigo uno, la Rotta dei Fenici, che opera in 19 paesi del Mediterraneo, ma sono in questo periodo delegato da tutti gli itinerari culturali per i rapporti con le istituzioni europee, quindi in questo senso posso dare anche il contributo degli altri itinerari. Nel pomeriggio svilupperemo il tema del ruolo degli stakeholders, ne parleremo anche questa mattina, ma in particolare questo pomeriggio ragioneremo su come gli stakeholders possono avvantaggiarsi, cioè le aziende, gli operatori del territorio, chiunque è portatore di interessi, possa avvantaggiarsi di un itinerario culturale. Spesso noi parliamo di itinerari culturali, ma non ci rendiamo conto di quali sono effettivamente le ricadute degli itinerari su un territorio. Detto questo, io vorrei chiedervi molto velocemente di sapere più o meno di cosa vi occupate voi, giusto per tarare il mio intervento e stabilire con chi ho a che fare, insomma, per darvi maggiori suggerimenti in relazione alla vostra attività. Voi vi occupate di... Perfetto, quindi servizi diciamo così pubblici. Un po' questo gruppo qua si occupa di questo, lei? Ecco, questo è il classico esempio di come l'itinerario stimola anche microimprenditorialità legata a questo fenomeno. Poi, ovviamente, quelli a casa non li possiamo interrogare, per cui andremo più sul generale e vedremo di dare una presentazione che sia valevole un po' per tutti. Ecco, innanzitutto parliamo di prodotto turistico. Parlando di prodotto turistico, dobbiamo ragionare su quattro elementi chiave che compongono il prodotto turistico. Innanzitutto il territorio. Quando parliamo di territorio intendiamo tutto quello che un territorio può offrire, non solo in termini di attrattività culturale, turistica, naturalistica, etnoantropologica e così via, ma anche il territorio da un punto di vista del sistema territorio, quindi degli operatori pubblici e privati che all'interno di un territorio operano per sviluppare forme di accoglienza turistica, ecco la seconda parola, accoglienza. Ecco, nel turismo noi abbiamo un caso unico, nel turismo tutti quelli che vivono un territorio partecipano all'offerta turistica. Non possiamo pensare di avere un'offerta turistica di qualità se l'intera comunità non è coinvolta nell'accoglienza turistica. Di solito c'è la mentalità di avere l'imprenditore turistico che costruisce la sua struttura, crea i servizi, se li vende, si fa i suoi interessi, magari fa un po' di economia perché assume dei giovani del territorio, perché prende gente, crea movimento turistico perché la gente che va a dormire in quella struttura comunque usufruisce dei servizi del territorio. Dal cinema alla bottega alimentari, ai servizi di trasporto, eccetera, eccetera. Ecco, oggi la visione di questo fenomeno è ancora più vasta, perché trattandosi di un turismo molto più sviluppato da un punto di vista dell'identità, anche la vecchina che sta davanti a casa e che magari fa il merletto partecipa all'offerta turistica, è una forma identitaria
che va analizzata, curata, valorizzata. Il terzo elemento importante è la rete. Il turismo non può prescindere dal sistema in rete. Ogni nostra attività fa riferimento a quello che fanno gli altri operatori sul territorio, quindi risente dell'attività degli altri. E questo lo vedremo più avanti a valore soprattutto in termini di qualità, perché ormai si ragiona soltanto in termini di qualità dell'offerta territoriale. Ultimo elemento tra questi quattro chiavi che abbiamo evidenziato è il mercato, ovviamente. Il nostro riferimento ovviamente è il mercato, inteso nel senso più ampio del termine. Il mercato è il nostro bacino di riferimento, è quello a cui noi puntiamo per creare un'economia. Se si fa turismo, la si fa soprattutto perché diventa uno strumento di creazione di economia per un territorio. Ecco, in origine non era così. Facciamo riferimento per esempio al Grand Tour, per parlare dei tempi più recenti, il turismo era una forma di educazione. Il gruppo del Grand Tour viaggiava per apprendere, il viaggio durava anche 2 anni, in genere si trattava di un'elite economica, i nobili, le persone che avevano risorse economiche a disposizione per stare 2 anni in giro nelle parti del mondo classico, quindi in quel caso il sud dell'Italia era una delle mete più interessanti, soprattutto per gli esponenti della elite economica del nord Europa. Venivano nel sud dell'Italia, ci sono aneddoti molto simpatici da questo punto di vista, portavano una scorta, perché venire nel sud dell'Italia era pure pericoloso, si andava con gruppi di 40-50 persone armati che servivano appunto per proteggere il gruppo di nobili che viaggiava dai briganti, dalle intemperie, dai problemi che si creavano. E durava 2 anni perché era una vera avventura, era come andare oggi nell'Africa equatoriale senza avere servizi, senza avere nessuna forma di assistenza. Ecco, in quel caso quindi il turismo era una forma di educazione. Con l'invenzione, con la nascita del turismo di massa, che in genere si fa nascere in occasione della concessione delle ferie pagate, perché prima non era possibile andare in vacanza, se io dovevo lavorare tutto l'anno non avevo mai le ferie e soprattutto non mi venivano pagate e non potevo permettere di andare in vacanza. Con le ferie pagate, vuol dire dopo la Seconda Guerra Mondiale, nasce il turismo che viene definito di massa. Oggi il turismo è un fenomeno ampiamente diffuso. Si è parlato pure di un diritto al turismo, che secondo me è un eccesso da questo punto di vista, però di sicuro c'è il fatto che il turismo è diventato una forma anche non solo di svago, quindi ha a che fare con il rilassamento, lo potremmo definire antistress, cioè io abbandono per un periodo di tempo limitato le mie attività tradizionali per prendermi una vacanza, per staccare e recuperare un po' delle mie energie. Ma è diventato ancora di più oggi fondamentale dal punto di vista educativo. Con la crisi della famiglia che non riesce più a vivere tutta la giornata come una volta o non riusciva a esprimere i momenti educativi all'interno del consesso familiare, la scuola che ha aperto i suoi orizzonti, ha allargato certe attività e demanda alla famiglia certe altre attività educative, sempre più c'è un flusso turistico di gente che vuole utilizzare la vacanza per imparare qualcosa. Zanetto nel 71 scriveva: il turista parte ma non torna indenne. Vuol dire che la partenza per il viaggio era l'occasione per crescere, per imparare qualcosa di diverso, per mettere a confronto la propria vita quotidiana con la vita che si svolgeva in altri luoghi. Da questo punto di vista, per esempio, noi italiani siamo avvantaggiati per la dieta mediterranea, perché le condizioni alimentari che abbiamo in Italia in altri paesi non ci sono. Per tanti anni ho fatto la guida, la classica domanda era: ma è vero che voi italiani mi mangiate un piatto di pasta e vi mettete a letto il pomeriggio? Era questa la cosa che li incuriosiva, perché non erano abituati a questo stile di vita e quindi per loro era una curiosità. Non è un caso che alcune località turistiche sono diventate località di residenza una volta andate in pensione. Specialmente col fenomeno Ryanair, questi fenomeni sono andati aumentando, per cui le destinazioni Ryanair hanno visto un aumento dell'acquisto di immobili da parte di persone che venivano dal nord Europa, che una volta in pensione potevano permettersi di trasferirsi. Anche perché con il costo della vita che c'è per esempio in Inghilterra, in paesi del nord Europa, vendendo casa semplicemente della località da cui partivano, qua compravano casa e si facevano pure un gruzzoletto per poter vivere tranquillamente gli anni della propria pensione. Questo fenomeno, che è diventato un fenomeno, come capite bene, sociale, non è più legato semplicemente al viaggio, è legato a tutta una serie di elementi che noi dobbiamo considerare, non ultimo lo spirito della società contemporanea. Quindi il mercato diventa lo strumento con cui noi andiamo a confrontare le offerte di un territorio
che di solito più il territorio è vergine, più è selvaggio, più è arretrato, meglio è, perché consente di riconquistare dimensioni umane che nelle grandi città, nelle società più evolute si vanno perdendo. Quindi un mercato che per noi diventa anche un momento di confronto fondamentale, non è semplicemente il luogo dove andare a prendere i turisti, ma diventa anche un'occasione di confronto con le proprie realtà per guardare un futuro sostenibile dei territori. Facendo un breve schema di questi quattro elementi, vediamo come al centro del territorio, mercato, rete, accoglienza, troviamo il prodotto turistico e le esperienze che questo offre. La parola esperienza è diventata fondamentale. Non si parla più di servizi, si parla di dare l'occasione alle persone che vanno in un posto di vivere un'esperienza diversa. Esperienza vuol dire anche incontrare una persona del posto e scambiare due chiacchiere, bere nel bar tipico locale. Una grande attrattiva della Tunisia, Sidi Bou Said, è andare a bere il tè con la menta nel bar tipico che c'è, quello su cui ci si siede, proprio sui bolchi di cemento. Quindi stiamo parlando di entrare in contatto con una comunità. Ma entrare in contatto in che modo? E soprattutto attraverso quali filtri? Perché noi comunque esercitiamo dei filtri nel momento in cui creiamo un'ospitalità. Quindi l'esperienza dell'ospite va al centro della nostra attività. Quando noi creiamo turismo, e qua mi rivolgo in particolare agli enti pubblici che creano offerta turistica, servizi, informazione, eccetera, e ai privati che gestiscono attività culturali, ma non solo, bisogna elaborare delle esperienze di senso. La parola senso è un'altra parola chiave che utilizzeremo molto oggi. La strategicità del cosa fare, dove essere, cosa vedere. Sono gli elementi essenziali di un'offerta turistica. Io non posso andare in un luogo senza sapere cosa fare. Se non ho niente da fare, dopo un giorno vado via perché non posso perdere tempo a non fare niente, a meno che questo non venga elaborato sotto forma di esperienza. Io ti posso far fare una giornata a camminare lungo un sentiero perché ti spiego che camminare lungo quel sentiero dà un'esperienza particolare. Allora io accetto questo contratto, questo accordo tacito. È il prodotto che definisce la destinazione. Noi utilizziamo dei modelli di destination management basati su che cosa offre quel territorio. Il turista soggiorna in una località in ragione di quello che può fare, non di quello che realmente c'è. Questo consente di spiegare perché realtà che hanno dei patrimoni eccezionali non sono fruite perché non siamo stati bravi a creare un sistema che funziona, che mette in condizione di fruire di quel patrimonio. Perché mancano informazioni, perché mancano servizi, perché non è possibile arrivarci, perché non è possibile dormire, eccetera, eccetera. Quindi le riflessioni che bisogna fare sono queste, e queste valgono sia per il pubblico che per il privato. Per il privato perché? Perché ovviamente è un sistema di operatori. È finito il tempo in cui l'operatore privato pensava al suo orticello, creava la sua attività e poi demandava all'ente pubblico la gestione dei servizi, dell'organizzazione, del coordinamento del tutto. È finito non perché ci sia stata la crisi, era già finito prima. È finita esattamente l'11 settembre 2011, quando c'è stato il famoso attentato alle Torri Gemelle, in cui il turismo ha avuto una svolta, in cui le riflessioni sul turismo sono radicalmente mutate. Tecnicamente si dice di after September 11, cioè il momento di svolta nella concezione del turismo. Esige uno sforzo di creatività e di collaborazione per fornire esperienze facilmente fruibili, complete, innovative, direttamente legate alla unicità del territorio in cui prendono vita. È uno sforzo di interpretazione. Per chi non conosce l'interpretazione comunicativa, è la scienza che studia i comportamenti umani e la comunicazione del patrimonio nei confronti di ogni persona. Ecco, per esempio, da questo punto di vista non esiste il concetto di turismo, esiste il turista. Ognuno di noi ha un'esigenza di crescita, di apprendimento, di conoscenza che va oltre il singolo patrimonio. Se ognuno di noi, se ammettiamo di organizzare una visita in questo momento a vedere un monumento di Lecce, se ognuno di noi guarda con i propri occhi, darà una definizione diversa di quello che stiamo vedendo. Perché noi leggiamo attraverso i nostri filtri personali, attraverso la nostra esperienza, le nostre conoscenze, le nostre emozioni. Quindi il patrimonio deve comunicare qualcosa a ognuno di noi. In che modo? Attraverso una preparazione tecnica che viene sviluppata da parte di chi gestisce il territorio, sia pubblico che privato, perché dia un'esperienza diversa. Un esempio di questo,
Prendiamo l'esempio della ditta che fa formaggi, che fa la mozzarella di bufala. Può benissimo, come accade di solito, avere la sua zona di produzione, la zona dove stanno le bufale, dove raccolgono il latte, dove lo trasformano in mozzarella e fanno poi la vendita al turista. Di solito la parte che riguarda il visitatore è solo questa. Io ti faccio vedere la mozzarella, te la faccio assaggiare, tu la compri e te ne vai, è finito lì. Questa non si può definire un'esperienza, perché è troppo fugace, è troppo basata sul rapporto commerciale. Se io invece prendo uno spazio dove tengo le bufale e faccio entrare i visitatori interessati a vedere come sono le bufale, spiego qual è la loro essenza, cosa sono le bufale, a quale famiglia appartengono, che tipi di animali sono, perché il loro latte è particolare, eccetera, eccetera. Faccio mungere la bufala. Ti porto dentro con tutti i camici, le attrezzature necessarie per l'igienicità a far vedere come si fa la mozzarella di bufala, tutte le fasi della lavorazione. Poi ti porto in una zona dell'azienda dove ti faccio degustare la bufala associandola con gli altri prodotti del territorio per capirne gli elementi fondamentali, l'olio, il pane locale, il pomodoro, eccetera, eccetera, il prosciutto, il salume locale, eccetera, il vino locale. Alla fine io ne compro molto di più perché non ho comprato un prodotto, ho comprato un'emozione e soprattutto ho vissuto un'esperienza che quando torno a casa dico io lo so come si fa la bufala e quando vado al supermercato e vedo una mozzarella di bufala sono in grado di capire se quella mozzarella veramente è una mozzarella di qualità o meno. Ecco, questa conoscenza, questa capacità che io sto raccontando in breve su un prodotto, qual è la mozzarella di bufala, possiamo utilizzarla per tutti i prodotti, vedi il successo del turismo enogastronomico, che segue appunto questi principi, oppure le nuove strade dell'olio che ormai si vanno sempre più sviluppando nel Mediterraneo. Ma possiamo parlare anche di sale, sapete bene che c'è una rete delle saline del Mediterraneo che fanno delle esperienze di questo tipo, sempre interpretazione. Ecco, l'interpretazione diventa uno strumento fondamentale. La caratteristica dell'interpretazione comunicativa è che fino che nasce negli anni 50, il progenitore è stato Freeman Tilden negli Stati Uniti, è stata applicata soprattutto al settore ambientale, pian pianino viene adeguata ad altri settori. Ecco, da questo punto di vista l'Italia è un po' indietro, perché in altri paesi, vedi che so, la Spagna, gli archeologi per esempio studiano l'interpretazione per poi la devono applicare nella realizzazione dei musei. E questo fa la differenza tra i musei che raccontano qualcosa e i musei che invece non ci raccontano niente. C'è un interessantissimo studio del CNR di Napoli, di alcuni anni fa, che ha dimostrato che il 90% delle persone che entrano nei musei visitano solo la prima stanza. Che vuol dire? Che sono entrati, avevano voglia di fare qualcosa di educativo, ma non hanno ricevuto i messaggi necessari per capire che cosa offriva quel museo e soprattutto cosa conteneva quel museo, anche perché le competenze di base sono cambiate. Una volta uno andava al Museo Egizio di Torino e sapeva cosa trovare, oggi la gente chiede cosa c'è qui dentro, perché non sanno neanche cosa chiedono gli egizi. Quindi a questo punto bisogna coprire questo gap di partenza e creare le condizioni perché chiunque, dalla persona più preparata alla persona meno preparata, possa comprendere e apprezzare un fenomeno. L'analisi delle risorse di un territorio è un elemento fondamentale e va fatto anche dagli operatori privati, studiandone limiti e potenzialità. Più le risorse sono presenti nel prodotto, tanto più questo risulta unico, differenziante per la destinazione e difficilmente replicabile da altri competitors. Quali sono gli elementi identitari di un territorio? Cos'è che distingue questo territorio rispetto agli altri nel mondo? Per cui io vengo qua e non troverò le stesse emozioni in nessun'altra parte del mondo. Questo è lo sforzo che va fatto da parte di tutte le comunità che vogliono fare una forma di turismo innovativo. E soprattutto non copiamo, o per meglio dire, copiamo gli altri ma adeguandolo alla realtà del territorio, non imitiamo gli altri. Il classico che io vedo, per esempio in Italia, è l'imitazione di modelli, che sono tra l'altro modelli che nel frattempo sono cambiati, modelli balneari per esempio. Beh, dovete sapere che il turismo balneare è stato dichiarato morto nel 1980 alla conferenza di Manila dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, eppure ancora oggi ci sono località che puntano sul turismo balneare. Cos'è cambiato? Che il turismo balneare non è più fine a se stesso, ma si integra con le realtà del territorio. Allora diventa un balneare culturale. La mattina vado al mare, il pomeriggio vado a visitare luoghi culturali, turistici, eccetera, eccetera. Balneare, eco-balneare, vedi il successo delle isole. Le isole hanno successo perché io faccio un balneare in un contesto naturalistico completamente diverso, che mi dà l'essenza della cultura del mare. Non è mai
una forma di turismo che io posso fare lungo tutta la costiera adriatica, oppure andarmene a Sharm, andarmene in qualsiasi altra parte del mondo dove offrono ombrelloni, stabilimento e servizi tradizionali. Io vado alla ricerca di qualcosa che mi faccia capire dove sono. La notte, quando mi sveglio nel mio letto, voglio sapere dove sono. Se io sono sempre nello stesso standard alberghiero, con gli stessi servizi, eccetera, ho la difficoltà di dire, boh, questa vacanza rispetto all'anno scorso non capisco di che cosa è cambiata. Gli elementi naturali e culturali costituiscono un patrimonio che non va degradato e snaturato nel processo di costruzione del, del prodotto turistico. Da esse infatti derivano esperienze uniche altamente diverse per l'ospite. Quindi questi elementi vanno valorizzati per quello che sono. Se noi abbiamo una realtà particolare che offre delle esperienze particolari, non devo omologarla agli altri modelli che sono già conosciuti. Se ho una spiaggia in un contesto naturalistico, non devo pensare subito di mettere gli stabilimenti con gli ombrelloni, perché a quel punto divento come gli altri. La particolarità invece è la spiaggia selvaggia, in cui c'è un'emozione particolare oppure un paesaggio particolare che mi consente di essere in una realtà unica. Quindi è fondamentale mantenere la coerenza con le caratteristiche intrinseche del territorio, comunque integrata con adattamento dell'offerta alle aspettative dei target, perché ovviamente io non posso proporre una forma di turismo che agli altri non interessa. Questo è il classico difetto che abbiamo, un problema che abbiamo noi al sud, che tendiamo a vedere i nostri luoghi con l'occhio di chi vive quel posto. Io per esempio vengo da un posto dove l'acqua del mare è gelida, per una questione di correnti, di sorgenti naturali, eccetera. Per noi quell'acqua va bene come temperatura, ma i turisti la chiamano un'acqua gelida, non fanno neanche il bagno perché per loro è troppo fredda. Questo doveva essere un motivo di valutazione all'inizio, per cui bloccavamo quel tipo di esperienza, dovevamo modificare l'esperienza. Ecco, questo è un errore di fondo che si è fatto all'inizio. Poi vi farò un esempio che ho vissuto ieri e ne parliamo insieme, che ritornerà su questo tema. Dobbiamo guardare al nostro territorio con occhi di chi non vive quel territorio. Provate a girare nella vostra città facendo finta di non conoscerla. Guardate se la segnaletica è in grado di indirizzarvi nei luoghi dove dovete arrivare, perché noi che viviamo una città sappiamo già che la biblioteca si trova lì, il museo si trova lì, il bar si trova lì. Provate a fare un percorso entrando nella vostra città senza cancellando per un momento tutte le conoscenze che voi avete di quella città e provate ad arrivare nei luoghi dove dovrebbe arrivare un turista. Ecco, questo è un esercizio semplice che andrebbe fatto da tutte le amministrazioni pubbliche, che spesso non viene fatto. Aiutiamo la gente ad arrivare nei luoghi dove dovrebbe fruire del territorio. Lo sviluppo di prodotti turistici che valorizzano elementi identitari è coerente con gli attuali trend di comportamento e preferenze della domanda turistica. Quindi non stiamo sbagliando andando controcorrente, sono gli altri che stanno sbagliando. Il turismo di oggi chiede questo tipo di esperienze. E il turismo più intelligente e più innovativo va verso queste esigenze. Non è un caso che oggi i decisori del viaggio non sono più le agenzie di viaggio, ma sono i travel blogger, perché sono viaggiatori come noi. Il prototipo di questo lavoro l'hanno fatto i famosi turisti per caso, che andavano in giro come noi e vivevano le esperienze che vive un visitatore normale. La gente seguiva questo percorso. Ecco, questo è già un modello che è cambiato nel tempo. Si parla di una strategia dell'equilibrio, mantenimento delle aspettative della domanda, quindi guardare al mercato, ma allo stesso tempo seguire le doverose scelte della destinazione. Io non posso pensare di fare dappertutto una forma di turismo uguale. Dobbiamo adattarla alle realtà locali, che diventa la sua unicità e la sua autenticità. Ecco, andiamo a un aspetto molto importante, quello dell'accoglienza e della relazione. È necessario il recupero di alti livelli qualitativi della cultura dell'accoglienza. Noi spesso, e oggi anche oggi, parleremo di itinerari, parleremo di destinazioni, eccetera, però questo è un livello molto alto, dimenticando che alla base c'è il benessere della persona che viaggia, la persona che arriva in un territorio e deve trovarsi bene. Quindi io arrivo in un territorio, se non mi trovo bene posso avere le destinazioni più pubblicizzate, più conosciute del mondo, alla fine la mia sarà un'esperienza negativa. E siccome l'obiettivo è sempre la customer satisfaction, la soddisfazione dell'utente, è l'unica regola che noi dobbiamo porci. Il cliente ha sempre ragione, dice una famosa regola. Ecco, noi nel nostro caso dobbiamo adattare questa regola al fatto che l'accoglienza è prioritaria rispetto a tutto il resto delle cose. Allora, la carenza di segnaletica, la carenza di informazioni, la carenza di servizi, sono tutti elementi che incidono su questa accoglienza.
Poi io posso avere l'albergo 5 stelle, lusso, a prezzi bassissimi, eccezionale, rapporto qualità-prezzo meraviglioso, se non ho un territorio che funziona, la mia struttura sarà penalizzata. Sarà penalizzato il mio museo, sarà penalizzato il mio ristorante, sarà penalizzato il mio servizio. Si fa riferimento alle caratteristiche del territorio, ma bisogna anche rispondere alle bisogni e alle preferenze del segmento turistico che si vuole attrarre. Ecco, un altro errore che si fa spesso di pensare al turismo in senso ampio. Facciamo turismo, sì, ma quale turista? Perché il segmento, il target è fondamentale nella valorizzazione della risorsa. Io un esercizio che in genere faccio quando lavoro su un territorio è analizzare quanti posti letto offre quel territorio, che è già un problema. Io ho conosciuto diversi comuni che andavano alle fiere spendendo centinaia di migliaia di euro, poi chiedevo quanti posti letto avete? Zero. Non avevano neanche un bed and breakfast. E io chiedevo, ma perché andate a fare pubblicità? Perché dobbiamo farci conoscere. Sì, ma per fare cosa? Hai pensato di collegarti con una destinazione che offre posti letto? Magari puoi pensare all'escursionismo, ma se non hai fatto neanche questo, a che pro investire dei soldi per una fiera che costa parecchio se poi non sai neanche a chi ti stai rivolgendo? E poi vedete fiere in crisi, vedi la Bit di Milano, perché non hanno lavorato sulla qualità di questa offerta, non hanno collaborato con i territori a crescere. Nella smania di prendere più territori possibile, tutte andavano bene, voi girando per la Bit trovavate dappertutto: abbiamo buoni prodotti turistici, abbiamo l'aria pulita, abbiamo bei monumenti, che poi si scopriva era magari una chiesa. Ora, quante città in Italia hanno una chiesa? Tutte. Allora, a questo punto, qual è l'elemento che ti distingue dagli altri? Qual è l'elemento che giustifica un investimento pubblico in promozione se tu non hai creato un prodotto a monte? Purtroppo, nella società dell'effimero, lavorare sulla copertina, lavorare sulla facciata rende di più che lavorare sulla sostanza, sui contenuti. E soprattutto lavorare con le comunità, innanzitutto per decidere se veramente vogliono lavorare sul turismo o meno. Io sono di scuola francese, quello che solo ho imparato andando a lavorare in Francia, comune di 3.000 abitanti, il sindaco decide con la giunta di sviluppare il segmento turistico della località, viene chiamato quello che allora era il mio maestro, diciamo così, professionale. Arriviamo in questa città e mi dice: aiutami a distribuire questi volantini. E mettiamo sotto ogni porta del comune un volantino in cui c'era un questionario e si diceva: gentili cittadini, questo comune ha deciso di sviluppare il turismo nel territorio, vi facciamo alcune domande per vedere se siete d'accordo. Portare turismo vuol dire togliere spazi nei parcheggi, diminuire l'afflusso di acqua, aumentare la spazzatura, creare problemi per l'acquisto delle case, sui mercati i prodotti costeranno di più, tutti gli effetti collaterali al turismo. La gente deve poter decidere il proprio futuro. A quel punto non sarà più un progetto dell'amministrazione, che poi quando cambia, cambierà anche il soggetto del turismo, ma sarà un progetto del territorio, che a prescindere dall'amministrazione continuerà le proprie attività perché è la comunità che lo vuole, almeno la maggioranza. Eviteremo così dei problemi classici di ripulsa, di rifiuto del turismo quando porta questi elementi. Io spesso sento dire da comunità che hanno intrapreso percorsi di sviluppo turistico, la gente che si lamenta che questi turisti ci tolgono i posti macchina, i prezzi sono aumentati da quando ci sono loro, stanno comprando tutte le case della città. Certo, c'è stato un processo turistico. Tu l'hai accettata, all'inizio ti è piaciuta l'idea, facciamo turismo e diventiamo tutti ricchi, non è così. In alcune località con gli imprenditori stiamo facendo della comunicazione alla cittadinanza per spiegare quali ritorni dal turismo può avere una località, perché la gente questo lavoro non l'ha fatto a monte e questo è il difetto fondamentale. Nel nostro caso, lavorando su itinerari culturali, dobbiamo tener conto di questo, assolutamente. Perché non ci sono itinerari uguali, ogni itinerario ha i suoi target, i suoi riferimenti, le sue attrattive, allora anche in questo senso dobbiamo analizzare quale itinerario può dare più risultato a un territorio, perché i nostri territori, ringraziando a chi ci ha preceduto, offrono tanto. Possiamo scegliere tra i temi degli itinerari, possiamo scegliere tra i temi della culturali, attrattivi, eccetera. Quello che da cui non possiamo prescindere però è l'offerta del territorio. Qualunque sia l'itinerario, noi abbiamo un'offerta che si è creata nel tempo, magari in maniera spontanea, ma esiste, e dobbiamo valorizzarla e metterla a frutto. Quindi questo è il lavoro da fare tutti insieme. Inoltre, questo legame tra risorse e target porta a un coordinamento delle leve del marketing per trovare coerenza tra prodotto,
comunicazione, prezzo, distribuzione, le quattro leve del marketing. Quindi da questo punto di vista la scelta del target influenza poi gli elementi fondamentali del marketing, le leve, famose leve del marketing su cui possiamo ragionare. Un altro elemento importante che di solito non viene seguito, l'audit, l'importanza dell'ascolto dell'ospite, che non vuol dire soltanto analisi di mercato a monte, che sono abbastanza generaliste, ma vedere lo studio dei comportamenti del turista su quel territorio. Ci sono comunque dei precedenti, quindi si può lavorare in questo senso. Ecco, compito dell'amministrazione pubblica invece è proprio l'indagine su qual è il comportamento tipico dei turisti in quella località e l'analisi dei feedback ricevuti. Cosa mi ha detto il turista? Quali elementi posso trarre da questo? Si fa o con un questionario o con delle interviste orali oppure semplicemente ascoltando i pareri della gente quando vengono all'ufficio turistico, quando vanno presso le strutture. È un lavoro che purtroppo non viene fatto spesso. Conseguenza di questo è l'analisi della concorrenza, il termine tecnico che è benchmark, cioè la conoscenza delle alternative di scelta del turista. Noi abbiamo ancora una visione arcaica da questo punto di vista. Pensiamo che il nostro concorrente è il paese vicino. Non è vero. Il nostro concorrente magari si trova a milioni di chilometri di distanza. Perché? Perché oggi con la globalizzazione non è detto che quel target preferisca il comune vicino quanto piuttosto una località più ampia. Per darvi un dato di questo elemento, per gli operatori del lago di Garda, la concorrenza sapete qual è? Sharm el Sheikh. Perché io partendo da Milano arrivo prima a Sharm che al lago di Garda per il traffico. Pensate un po', il paradosso. Allora a questo punto una competenza tecnica, una conoscenza tecnica aiuta a sviluppare delle attività di qualità. La ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo, un altro elemento fondamentale, individuando le fonti di valore per l'ospite, perché non è detto che quello che a me sembra caro o sembra economico lo sia anche per chi viene, e attribuzione dei prezzi coerente con quello che si offre e quello che l'ospite si aspetta. Spesso sulla ricerca del prezzo gli operatori mi fanno delle domande incredibili. Dice, sai, io faccio l'analisi di tutti quelli che hanno strutture simili a quella mia nel territorio e faccio una media per stabilire il prezzo. No, tu il prezzo lo fai innanzitutto quanto ti costa fare quel servizio. Secondo, tu fai la valutazione degli altri, ma solo per evitare che si vada sotto prezzo. Paradossalmente al contrario, non per rendere il prezzo più basso e fare concorrenza agli altri, ma per mantenere sullo stesso livello di qualità lo stesso prezzo tutte le strutture del territorio. Anche perché noi non sappiamo, questo dipende dal target, che cosa si aspetta la persona che viene da fuori. Se voi andate in un'isola, è possibile mangiare il pesce con 10-15 euro, perché là il pesce ce l'hanno in quantità industriale, non hanno bisogno neanche di allontanarsi, gli arriva direttamente a terra. Per uno che vive a Milano, mangiare pesce è una cosa di altissimo livello, di altissimo costo. Quindi magari quando gli offriamo un pranzo a 20 euro a base di pesce, per loro è un prezzo bassissimo. Però non è detto che questo sia un bene. Potrebbe essere un'idea di aumentare magari il costo del pranzo a base di pesce leggermente e diminuire per esempio l'ospitalità perché, per esempio, o dei trasporti, perché per esempio a Milano si viaggia con 2 euro in metropolitana mentre da noi per fare anche un tratto di pochi chilometri bisogna affittare una macchina, per esempio. Queste potrebbero essere delle valutazioni da fare, quindi vi rendete conto che l'operatore privato deve affrontare dei temi che sono molto approfonditi. In sintesi, parleremo poi di coerenza per soddisfare le aspettative proposte. Se noi proponiamo una località sul mare, non possiamo poi stare a 20 km con la finestra che col binocolo consente di vedere il mare. Se diciamo che la località è sul mare, significa che è sul mare. Miglioramento verso cambiamento, dal macro a micro e ritorno, l'analisi mercato-territorio. Nuova forma mentis imprenditoriale, pronto a cedere un po' della propria autonomia. L'imprenditore privato deve essere pronto a cedere un po' della propria autonomia per creare il sistema. Io accetto di abbassare o aumentare il mio prezzo rispetto a quello che mi era basato perché voglio rispettare il prezzo del territorio. Ecco, queste sono delle formule nuove che bisogna analizzare. E l'analisi degli indicatori di successo, individuare degli indicatori in grado di misurare il successo del prodotto. Se noi non ci mettiamo in discussione, non saremo mai in grado di migliorare. Resteremo sempre con i nostri difetti e li manterremo anche nel tempo. Quindi una strategia che prende il nome di Destination Management. A questo punto entrano in gioco gli itinerari culturali. Questa premessa,
che a me serve più che altro per darvi una base omogenea di competenze per discutere insieme su questo tema, ci portano al tema degli itinerari culturali, che sono considerati una soluzione a parecchi dei temi che abbiamo trattato prima. Ma innanzitutto, perché gli itinerari culturali e soprattutto cosa sono? Perché lo dice più o meno il mercato, l'esperienza degli altri, dal Cammino di Santiago ai giorni nostri sono passati tanti anni, sono tanti itinerari, siamo a 29 del Consiglio d'Europa. Le esperienze pregresse ci dicono, sono esperienze quasi trentennali, ci dicono che dove è stato realizzato l'itinerario si è realizzato effettivamente un vantaggio, innanzitutto in termini di visibilità, perché gli itinerari in genere valorizzano località sconosciute. Gli itinerari hanno per caratteristica di andare in periferia, andare nelle zone meno conosciute, meno trafficate. Difficilmente troverete grandi città all'interno di itinerari, città culturali, turistiche. Ma un altro elemento importante è lo stile, il modo di affrontare un itinerario. Lo vedremo meglio più avanti, ci sono degli elementi che contribuiscono a dare all'itinerario un valore aggiunto che il turismo tradizionale non riesce più a dare. È una forma di rinnovamento, di ringiovanimento del prodotto turistico. Ma una domanda io voglio fare a voi, e se c'è il microfono vorrei che passasse un po' in giro. Io vorrei sentire da voi, cerchiamo di capire cosa sono gli itinerari culturali. Innanzitutto il concetto di itinerario e poi di itinerario culturale. Secondo voi cosa sono? Dite due parole, giusto per dare una definizione. Vediamo di capire insieme cosa sono gli itinerari. Forza, cominciamo a giro, proprio uno per uno. Ricominciamo da lui, dai. Un percorso. Un percorso. Un percorso da un punto di vista ideale, geografico? Ideale e geografico, entrambi. Quindi un percorso comunque... mentale e un percorso geografico. Esatto, sì. Poi? Sì, un percorso che preveda, insomma, tappe, come dire, di scoperta di beni culturali. Beni culturali, poi? Sì. Passiamo il microfono, eccolo. Vicino il microfono alla bocca. Si legano diversi fattori, non solo quello culturale, anche quello, per esempio, gastronomico, territoriale. Ecco, un storico. Elemento in più, la valorizzazione degli elementi di un territorio. Poi? Sì, pure, diciamo, un percorso, una meta ben precisa, con un inizio e una fine. Un sapere dove, cosa e dove andare a vedere, sia come inizio che come fine. Quindi tu privilegi l'aspetto dell'inizio e della fine. Sì. Passiamo agli altri. Sicuramente qualcosa per far conoscere il territorio, insomma, a chi viene. Quindi uno strumento di visibilità, sì. di conoscenza. Dei luoghi più nascosti, inconsueti, insomma, fuori dalla portata delle grandi città o dei luoghi famosi, conosciuti, insomma. La tipicità del posto, anche nei luoghi più sconfinati, nascosti. Nascosti, benissimo. Sì, è un percorso artistico, culturale che vada appunto a conoscere alcuni aspetti di quel territorio che fanno parte della cultura di quel territorio. Non so, ho presente per esempio l'itinerario megalitico che si fa qui da noi, che si fa un itinerario attraverso la storia, la preistoria del territorio, e quindi cioè è specializzato, cioè un itinerario proprio specifico, ce ne sono diversi, megalitico oppure enogastronomico anche, perché no, insomma, che vada proprio che punti alla storia di quel territorio, che ha fatto il territorio, insomma. Secondo me è organizzare un itinerario per seguendo praticamente dall'inizio alla fine e anche dopo il turista che viene a visitarci o a seguire un nostro percorso culturale, perché lasciando poi il ricordo o dando lui ci fa una pubblicità praticamente alla nostra iniziativa, al nostro percorso stesso. Va bene, aggiunta, l'itinerario è un percorso che abbraccia tutti gli ambiti, non soltanto quello enogastronomico, ma anche quello l'ambito storico, l'ambito anche religioso. Dipende dal percorso che si vuole seguire, dipende dal turista che viene, cosa vuole vedere, a cosa è interessato, che poi può essere fatto in vari modi. Magari c'è il percorso itinerario che si organizza in bici, a piedi, dipende anche
dalle modalità in cui chi viene vuole visitare il nostro territorio. È un percorso appunto che prevede una serie di tappe di stampo, diciamo, religioso, comunque ideologico, come ad esempio la via Francigena, no? Una delle più, diciamo, conosciute, o per esempio per arrivare all'Euca i religiosi, una volta i pellegrini, no? Di una volta, prevedeva appunto questo percorso una serie di tappe, comunque di stampo ideologico, qualcosa appunto che venisse dall'alto e facesse appunto da guida, come ad esempio la religione. A me veniva in mente un percorso che abbraccia i diversi tipi di turismo, i diversi clienti finali, ad esempio un tentativo che mi veniva in mente è quello che si cerca di realizzare la via, le vie oronziane, cioè partendo da Lecce, quindi questo percorso che è un mix tra religione, enogastronomia, tipicità dei territori, porti, quindi da Lecce fino a Ostuni, cioè tutte le zone in cui è stato Sant'Oronzo, quindi creare questo percorso a più tappe, cioè per diversi tipi di clienti finali. Insomma, penso che sia stato già detto abbastanza. Io penso anche che itinerari culturali voglia anche dire riportare alla luce degli itinerari già esistenti in tempi antichi, come per esempio, appunto, come è stato detto, le vie francigene, lo stesso Cammino di Santiago, che non è una cosa recente, insomma. C'è qualche migliaio di anni. Appunto, quindi anche questo aspetto, cioè prendere dei vecchi itinerari e farli rivivere, insomma. Ecco, io ho fatto, prima di porvi questa domanda, ovviamente l'analisi di quello che noi pensiamo, noi gestori di itinerari, pensiamo di cosa sia un itinerario. Però una cosa mi è venuta in mente ora sentendo anche le vostre, un'altra domanda senza risposta, basta alzare la mano: chi di voi ha fatto un itinerario culturale? Quale? Comunque parliamo di un itinerario locale, tra virgolette. Benissimo, andiamo avanti. Io vado avanti, nel momento in cui non ce la fate a seguire, ditemelo, facciamo una pausa, però finché riusciamo a reggere, perché questo è il momento di maggiore attenzione, quindi ne vorrei approfittare. Poi vediamo film, poi faremo discussioni, faremo anche delle esercitazioni, però approfittiamo del momento di maggiore attenzione per andare avanti. Cerchiamo di riassumere il concetto di itinerari culturali. Una premessa: quando parlo di itinerari culturali parlo di un itinerario del Consiglio d'Europa, perché a livello internazionale gli unici che hanno elaborato dei modelli sono il Consiglio d'Europa, che ha un programma che esiste dal 1987 con dei regolamenti eccetera eccetera, a cui noi ci sottoponiamo, e tra l'altro ogni 3 anni veniamo verificati per controllare se abbiamo questi requisiti, se manteniamo i requisiti. Ne parleremo più in dettaglio. L'altro soggetto internazionale che ha elaborato un modello di itinerario è ICOMOS, che è una rete di specialisti che ha elaborato il concetto di itinerario culturale. La differenza fondamentale tra i due: il Consiglio d'Europa prevede anche la gestione dell'itinerario, che è un elemento che ora valuteremo insieme. Quindi automaticamente, quando parliamo di un percorso geografico che è venuto fuori un po' da tutti gli interventi che avete fatto in aula, vuol dire seguire un sentiero, creare una rete di patrimonio, legami con i territori, prodotti, identità, eccetera, eccetera. Attenzione, quando parliamo di legami con i territori non è superficiale, non è semplicemente mangiare il prodotto del territorio, ma entrare nella cultura stessa del territorio. Un paio di anni fa abbiamo collaborato con un ente della Basilicata che stanno lavorando su un itinerario che è un'antica strada romana che collegava tra l'altro la Puglia con la Calabria, quindi è stata utilizzata poi successivamente da Federico II. Ebbene, i ragazzi che hanno frequentato un master su queste cose alla fine hanno elaborato il concetto "io abito sull'itinerario", perché a casa loro è lungo il percorso dell'itinerario. Ecco, quest'idea di appartenenza all'itinerario che spesso noi non viviamo. Si è parlato prima di Santiago, di Francigena, ecco, in quel caso questo elemento è stato valorizzato. Santiago da più tempo,
per cui dalla Danimarca fino a Santiago de Compostela la gente si sente sul percorso di Santiago, non lo vive come un qualcosa da costruire, loro ci stanno lì, esiste, come giustamente diceva lei, esiste dall'anno 1000. Però, attenzione, mentre la Francigena c'è un percorso leggermente differente, perché sulla Francigena ci sono ancora molti elementi di riflessione, l'itinerario culturale via Francigena fa riferimento al percorso di Sigerico, quindi un percorso di un vescovo inglese che fece il classico pellegrinaggio a Roma e ritornando registrò tutte le manzio, le soste che lui fece, che sono il percorso della via Francigena di oggi. La via Francigena del Sud già ha più problemi perché in alcuni casi si associa alla via Appia, in altri casi ad altre strade antiche, ma in effetti ci sono delle teorie che non si parla di via Francigena come strada per la Francia, perché non si giustificherebbe andare verso il sud, semmai dovrebbe essere la via per Gerusalemme, quanto piuttosto la strada dei Franchi. I Franchi non sono soltanto i francesi, anzi, non sono i francesi. Sono tutti i popoli germanici del nord che nei vari secoli vennero in Italia per motivi militari, ultimi normanni. Ci siamo. Quindi parliamo di una strada che nasce come strada civile, militare, laica, ma che diventa anche religiosa perché, guarda caso, c'era una strada. Noi oggi cosa facciamo? Seguiamo le autostrade. Se io voglio andare da un luogo all'altro, decido, se sono con mezzi di terra, di prendere la macchina e andare in autostrada, seguo l'autostrada. E lungo quella strada poi prendo le diramazioni per andare dove mi interessa. Se c'è un'autostrada che va da Roma fino a Brindisi, seguo questa strada, che non è un'unica autostrada, sono una serie di autostrade che mi conducono da un capo all'altro della mia destinazione. Quindi seguire questi percorsi, ovviamente i percorsi dell'antichità erano dei sentieri, la via Francigena era un sentiero, ancora oggi il Cammino di Santiago, i percorsi per i pellegrini, una settimana fa ero là e facevamo proprio queste attività, sono dei percorsi paralleli alla strada di oggi. La Francigena, purtroppo, avendo perso questa funzione nel tempo, avendola recuperata di recente, nell'elaborazione del tratto originale ci sono stati problemi. La Regione Toscana li ha affrontati attraverso un master plan, perché in alcuni casi sono le strade di oggi, si parla di strade trafficate dalle macchine che vanno a altissima velocità, si parla di gallerie, si parla di percorsi che non sono più quelli originari. Ma attenzione, gli itinerari non sono quelli originali. In genere si parla di fasci di itinerari, perché le strade per arrivare a quella destinazione cambiavano a seconda del periodo politico, se cambiava la dominazione, allora bisognava evitare una città, andare in un'altra, le stagioni, per esempio sul Cammino di Santiago ci sono gli itinerari invernali e quelli estivi, perché d'inverno con la neve io non posso passare dai passi che mi consentono di tagliare, faccio dei percorsi più lunghi, nel caso invece estivo posso andare anche sulle montagne, perché anzi la frescura mi aiuta nel cammino. La Francigena ha più o meno lo stesso, nel senso che abbiamo un percorso base, ma abbiamo anche delle alternative, delle cosette varianti, più o meno riconosciute. Su questo comunque non voglio entrare perché abbiamo dedicato diversi anni della consulta nazionale su questo tema e non abbiamo trovato ancora la soluzione definitiva. Comunque resta il fatto che parliamo di percorsi che vengono rifatti, qualcuno di voi l'ha detto, seguire una strada che è stata percorsa in antichità ai giorni nostri. In alcuni casi però, anzi, probabilmente la maggioranza degli itinerari del Consiglio d'Europa non hanno una strada. Il mio itinerario, la rotta dei Fenici, se dobbiamo considerare una strada, sono le strade del mare. Cioè la base della rotta dei Fenici sono le rotte nautiche, non le rotte di terra. Allora a questo punto il lavoro di terra nostro diventa un lavoro a multi-point, multi-destinazione, che può diventare anche un modello interessante perché sono tante destinazioni che messe insieme creano un circuito. Alla base di tutto, una valutazione che noi sempre facciamo, gli itinerari sono culturali, non sono un prodotto turistico oggi. Perché per ragionare in termini di prodotto turistico dovremmo avere delle performance che neanche il Cammino di Santiago oggi ha. Il Cammino di Santiago negli anni giacobei, cioè gli anni del pellegrinaggio, sapete bene che loro hanno ogni 5-6 anni per un totale di due volte ogni 11 anni, l'anno in cui si fa il pellegrinaggio a Santiago, in quell'anno loro fanno 800.000 persone. Se noi lo confrontiamo con una media destinazione turistica italiana o straniera, siamo su altri livelli. Un esempio regionale, vediamo i luoghi di Padre Pio, facciamo il calcolo di quanta gente va a visitare i luoghi di Padre Pio e scopriamo che sono 3-4 volte Santiago. Perché ancora c'è un principio di destinazione,
Mentre nell'itinerario, da questo punto di vista devo smentire lui, più avanti lo dirò, l'itinerario non ha un inizio e una fine. L'importante è essere sull'itinerario. Io posso fare Santiago andando in Francia. Ci sto un mese, non arrivo a Santiago, ho fatto comunque Santiago. Arrivare a Santiago mi autorizza ad avere invece il diploma, che lì è l'effetto religioso, che mi è un valore, diciamo così, catartico di purificazione, e quindi da questo punto di vista è un titolo religioso. Tutti gli itinerari lavorano sul concetto di passaporto, di certificazione, perché è un ulteriore elemento di attrattiva per il turista culturale, perché dovete sapere che il turista culturale è un collezionista, è uno che ama vantare: io ho fatto Santiago, ho fatto la rotta dei Fenici, con tutte le difficoltà. Voi avete parlato in genere, a proposito del percorso geografico, di percorsi illimitati. Io faccio un percorso. La rotta dei Fenici, per farla tutta ci vorrebbero 2 o 3 anni. Ma lo stesso cammino di Santiago, per farlo tutto ci vogliono 6 mesi. Quante persone stanno 6 mesi sul cammino di Santiago? Io la scorsa settimana ho conosciuto dei tedeschi che erano da 2 mesi su Santiago ed erano praticamente quelli più anziani che avevano fatto, che so, Francia e Spagna, grosso modo, ed erano quasi arrivati a Santiago. Ma la maggior parte delle persone fa 1 settimana, perché il turismo religioso di Santiago è solo il 10% del segmento. Il resto è turismo antistress, turismo giovanile, turismo rurale, turismo gastronomico. Io mi prendo lo zainetto, ho incontrato un sacco di giovani, avevano fatto gli esami, si volevano rilassare un po', andiamo a fare 1 settimana a Santiago. Ma non arrivavano a Santiago, si fermavano prima, facevano un tratto particolarmente suggestivo. Lungo il percorso si dorme con 5-6 euro, si mangia con 5-6 euro, lungo la strada incontri persone, ti siedi, chiacchieri, conosci persone, crei amicizia, la sera si suona la chitarra, è un momento di socializzazione che risponde alle cose che abbiamo detto anche prima, di cui parleremo magari meglio sto pomeriggio. Quindi è un percorso mentale fondamentalmente. Voi avete parlato quasi tutti del percorso mentale degli itinerari, itinerario religioso, itinerario dei luoghi, del patrimonio. Nessuno di voi mi ha parlato dei servizi. Io voglio fare il percorso che avete detto voi, ma con quali servizi? Dove dormo? Dove mangio? Come mi sposto? Quali informazioni ho? E così via. Quindi il percorso mentale vuol dire seguire una visione, un'idea, creare una strategia di comunicazione, e che il ruolo degli itinerari sono delle casse di risonanza. Forse l'elemento principale degli itinerari culturali è essere strumenti di comunicazione. Io posso promuovere la mia località di 3.000 abitanti, di 1.000 abitanti, in tutti i modi, con le risorse che ho, se entro in un itinerario è più facile che raggiunga l'obiettivo globale col minimo sforzo, perché usufruisco del vantaggio della comunicazione di tutti e perché ho strumenti che altri non hanno. È un link con l'identità. Gli itinerari non prescindono dall'identità locale, perché l'identità diventa elemento di forza dell'itinerario. Io faccio il cammino di Santiago in Francia, non è lo stesso di quello che faccio in Spagna. In Spagna, secondo la regione, cambia pure l'atmosfera, ovviamente la lingua, le tradizioni. Quindi a questo punto l'identità diventa elemento di forza di questo tipo di lavoro. Questo è fondamentale per il discorso che facevamo prima, di dare visibilità all'esclusività a un luogo. Io posso fare un itinerario che dura 2.000 chilometri, ogni 100 chilometri cambia l'identità, quindi ogni località che si trova in quei 100 chilometri è valorizzata per quello che merita. Ovviamente, se alla base c'è un lavoro della comunità, dell'amministrazione pubblica, dei privati, eccetera, in questa direzione. È una nuova offerta turistica integrata, parliamo di circuiti turistici. Come detto prima, l'itinerario è culturale, tra i suoi effetti c'è il turismo. Come prima dicevo, che non fa parte del turismo per una questione di numeri, allo stesso tempo posso dire che per le località minori è il toccasana, perché io in una località in cui ho 100 posti letto, il piccolo paese che ha dei B&B, una struttura turistica, eccetera, quando porto 100 persone a notte, io ho già fatto bingo. Io non ho bisogno di 1 milione di persone, anche perché a quel punto avrei problemi di sostenibilità, di compatibilità, di responsabilità del turismo, di devianze. Quindi a quel punto tutti gli effetti negativi del turismo io li posso controllare, perché la comunità è piccola e devo salvaguardarla. Allora è una forma di turismo sostenibile, responsabile. È un circuito culturale, quello che dicevate da quella parte, è un sistema integrato di risorse. Attenzione, non l'accozzaglia dei musei,
dei centri visita, eccetera, visita quello, quello, quello. Tutti devono comunicare comunque nella stessa maniera e devono seguire un filo rosso invisibile che mi consente di capire il senso di quel percorso, integrandolo con che cosa? Con gli aspetti sociali, culturali, turistici, contesto rurale, la maggior parte degli iraniani in ambito rurale, l'artigianato. L'unica forma di salvezza dell'artigianato locale è l'itinerario culturale, perché crea un bisogno di consumo che si sta perdendo con la globalizzazione, il contesto del mare, dove ci sono contesti legati al mare, l'ambiente, la gastronomia, le tradizioni, i miti. I miti è un patrimonio eccezionale che noi rischiamo di perdere, i miti, le leggende. Ogni località ha le sue leggende, guardate che dietro la leggenda c'è sempre un tratto di storia. Quindi basterebbe ricostruire le leggende, intervistare gli anziani, intervistare chi ha memoria storica, ha fatto delle ricerche, eccetera, già ci dà un materiale incredibile che è materiale da turismo. La rete dei servizi. La tradizione orale diventa un fondamento basilare per creare quelle esperienze di cui parlavamo prima. Allora, proviamo a guardare anche il contesto dell'itinerario turistico. Io ho utilizzato apposta il termine cultural roots, che è il termine internazionale, non parlo più di itinerari culturali, ma di cultural roots in senso lato. È un altro tipo di patrimonio, non la somma dei patrimoni, ma il loro senso. Quando io dico a Santiago, non sto parlando di Santiago de Compostela, non parlo di ogni singola città che ne fa parte, io parlo di un contesto. Io sono sul cammino di Santiago, io sono sulla via Francigena, io sono sulla rotta dei Fenici, deve diventare la chiave di lettura corretta delle comunità nei confronti di un patrimonio che è globale, di un patrimonio che non è solo di quella città, ma di cui quella città è un elemento fondamentale, di cui non si può prescindere. Questa è la capacità della comunità di avvantaggiarsi attraverso un itinerario culturale. Parliamo di due convenzioni a cui ci rifacciamo gli itinerari del Consiglio d'Europa. La Convenzione Europea del Paesaggio di Firenze del 2000, perché il nostro patrimonio non è monumentale, è paesaggistico e in parecchi casi immateriale, vedi il caso delle tradizioni. E la Convenzione Europea di Faro, che riguarda invece gli aspetti della comunità mediterranea europea, quindi guardare elementi di connessione tra i vari paesi. Noi parliamo, per esempio, nella Rotta dei Fenici di paesaggio culturale, che è un concetto molto interessante. Chi visita un sito non visita il sito, visita il suo paesaggio culturale. È il contesto che affascina, del sito monumentale, moderno, ambiente, eccetera. È il contesto, il paesaggio culturale che viene fuori da questo che ci affascina. Ed è il paesaggio vivente, come la comunità locale vive quel paesaggio. Come la comunità locale si confronta con quel patrimonio. Ponetevi la domanda: cosa prova un abitante di Lecce a convivere con le meraviglie del barocco di Lecce? Qualcuno se l'è mai chiesto? Questo è fondamentale per capire cosa proporre al turista, perché lui, quello che interessa non è semplicemente il monumento di per sé può comunicare qualcosa, ma è freddo, è pietra. Ma come la gente di oggi vive il suo rapporto con questo patrimonio è in realtà viva. Io mi confronto con lui magari davanti a un bel bicchiere di vino, mangiando una bruschetta con l'olio del Salento, e capisco cosa vuol dire il barocco. Perché il patrimonio si trasmette anche attraverso le emozioni, non si trasmette semplicemente con gli occhi. Bisogna usare i cinque sensi, ecco, questo è un principio di interpretazione. Ovviamente, conseguenza di tutto questo, che gli itinerari culturali, i cultural roots, sono strumenti di sviluppo sociale. I primi destinatari di qualsiasi progetto turistico sono gli abitanti del territorio. Se non si cresce, se l'intera comunità non cresce culturalmente, non sarà mai in grado di dare un prodotto turistico di qualità. Turistico, culturale nel nostro caso. Sviluppo sociale, culturale, comunicazione e di sviluppo locale. Quindi io parlo di uno sviluppo che parte dal passato, da quello che mi hanno lasciato, che è stato prima di noi e di chi verrà dopo. È un'opportunità. Mi viene in mente in questo momento l'ultima intervista di Toro Seduto, il capo Pelle Rossa che fece la guerra agli americani, agli Stati Uniti, eccetera. Quando poi lo rinchiusero in una riserva, i giornalisti andarono là a intervistarlo, lui ormai anziano, gli chiesero: ma tu hai fatto tutte ste lotte, hai ucciso persone, sono morti un sacco di Pelle Rossa, di americani, eccetera, ma perché hai fatto questo? Per il territorio? Dice: ma il territorio non è mio,
me l'ha prestato mio figlio. Il concetto di sostenibilità che le popolazioni antiche sentivano molto più di noi. Fino all'altro giorno discutevo nel Lazio con alcuni imprenditori di realtà vicino a un parco naturale, quindi in teoria maggiormente sensibili, dovevano inaugurare un centro di degustazione prodotti con i piatti di plastica e bicchieri di plastica. Che mi ha detto, scusa, tu fai un discorso di sostenibilità, di ambiente e poi usi materiale plastico. Dice, sì, ma tanto la spazzatura poi la buttano tutte insieme. Sì, ma se tu non fai la raccolta differenziata, se non metti le cose al loro posto, contribuirai al degrado. Dice, sì, ho sentito che c'è un'isola nel Pacifico, un'isola di plastica, di rifiuti. Dice, però ormai è troppo tardi. Come è troppo tardi? Dobbiamo ragionare che c'è ancora una possibilità di salvare il mondo e lo facciamo ognuno col nostro contributo quotidiano, attraverso le buone prassi di vita sociale, attraverso i buoni modelli. Ecco, da questo punto di vista gli itinerari diventano anche un modello etico. Io durante il tuo viaggio sull'itinerario ti do degli esempi di vita sostenibile quotidiana, perché magari tu nella tua realtà non ce l'hai questa esperienza. Di solito è al contrario. Cioè sono gli stranieri che ci insegnano come si vive in maniera sostenibile. Però l'itinerario ha anche queste responsabilità. Un ulteriore elemento di valorizzazione che consente l'itinerario sono le strategie, perché è un discorso, un focus, no? Si parte dalla strategia internazionale. Per esempio, voi non avete mai guardato all'itinerario nei vostri interventi di prima da un punto di vista internazionale. Ma l'itinerario deve avere una visione internazionale, addirittura per il Consiglio d'Europa minimo 3 paesi. E tutti i bandi europei che escono sugli itinerari prevedono minimo 5 paesi. Vuol dire che non possiamo più permetterci di ragionare su un ambito locale. D'altronde c'è pure la canzone, lo dice, siamo salentini di un mondo cittadini, quindi voi dovreste essere il presupposto di un ragionamento, guardare alla mia realtà locale guardando al mondo intero. E questa è la nostra visione corretta. Noi siamo cittadini del mondo e siamo i responsabili della valorizzazione di un pezzo meraviglioso che è il Salento, su cui dobbiamo lavorare perché possa essere fruito, valorizzato, apprezzato dagli altri. Questo è il ragionamento che dovremmo porci ogni volta che mettiamo mano a qualcosa sul nostro territorio. C'è una visione nazionale, ovviamente, perché all'interno del proprio paese è possibile sviluppare, più che altro da un punto di vista legislativo, sviluppare delle tecniche. Io continuo a insistere con le regioni italiane perché seguono l'esempio del Lazio, per esempio, che ha una legge nazionale sugli itinerari culturali e le altre regioni non ce l'hanno, sarebbe importante. È stata fatta anni fa una legge in Parlamento, abbiamo fatto insieme una lobby con la Via Francigena perché venisse approvata questa legge, però ancora c'è molto da fare. C'è una legislazione regionale e un'applicazione regionale che manca. Quando io parlo con le regioni spagnole, francesi, portoghesi, parlo di itinerari culturali, loro già sanno di che cosa sto parlando. In Italia purtroppo devo ancora spiegare di che si tratta. Questo è un limite. Dobbiamo far crescere questa consapevolezza. Progetti come questi sono fondamentali, però io vorrei che in aula ci fossero chi a livello regionale decide le strategie, per esempio. Sarebbe opportuno, come abbiamo proposto nella scorsa settimana, nella riunione che abbiamo fatto tutti gli itinerari, di fare la formazione ai delegati nazionali che si occupano di itinerari. Perché è un fenomeno su cui ancora si sa poco, la conoscenza è molto un sentito dire. E quindi da questo punto di vista le applicazioni risultano limitate da questa conoscenza non perfetta. C'è un ambito locale, l'ambito locale è di solito quello che ci dà più soddisfazioni, perché una volta che i sindaci cominciano a coinvolgersi nel progetto, capiscono il messaggio, lo applicano. Però la loro portata è limitata, soprattutto a causa della crisi economica che ha colpito soprattutto la fascia gypsy, sapete questi termini ora che si usano adesso. Figuratevi che noi lavoriamo su Grecia, Cipro, Italia, Malta, Spagna, Portogallo, potete immaginare in che situazione ci troviamo. Però i sindaci spagnoli mi dicono, io credo nel progetto, faccio i sacrifici, trovo quei 2-3 mila euro che mi consentono di lavorarci, vado alla regione a chiedere finanziamenti, vado dai privati, ma cerco di sviluppare qualcosa, non mi arrendo perché non ho soldi. Purtroppo i nostri amministratori spesso si arrendono perché sono sopraffatti dalla situazione ingestibile, legittimamente dobbiamo dirlo, e quindi ci sono problemi a pagare gli stipendi ai dipendenti comunali, quindi a quel punto gli interessi sono momentanei e estemporanei. Ma la responsabilità nei confronti del territorio rimane.
Cioè gli amministratori pubblici, i consigli comunali, tutti quelli che hanno i funzionari, hanno un ruolo nello sviluppo di un territorio, devono assolutamente dedicarsi con maggiore attenzione su questi temi, laddove il territorio chiede, il discorso di prima, se il territorio chiede di sviluppare questi meccanismi, voi siete esponenti della società civile, create gruppi di animazione, gruppi di mobilità, movimenti di pensiero su questo. Noi vogliamo lavorare su questo itinerario. Se la comunità è d'accordo con voi perché vede in questo un progetto del territorio, allora a quel punto la politica dovrà ascoltare. Questa è la democrazia. Lo strumento che noi utilizziamo per fare tutto questo è il master plan. È un termine internazionale che abbiamo adottato, perché se dicevo un piano maestro sarebbe stato sentito poco, mentre se diciamo master plan la gente dice: ah, caspita, un master plan, è bello, lavoriamoci. Che è uno strumento di confronto. Noi creiamo un master plan in cui i partner della rotta dei Fenici, poi lo vedremo meglio, sono 14 reti nazionali che collaborano alla rotta, sviluppano i modelli, stabiliscono i criteri del master plan, propongono delle cose che vanno messe a confronto con i vari livelli, locale, regionale, nazionale, internazionale. E di volta in volta si sviluppa un piano più o meno complesso, stabilendo non soltanto cosa servirebbe, ma anche come realizzare tutto questo. Noi non chiediamo soldi, chiediamo di realizzare delle cose, questo sì, perché i soldi non sono destinati a se stessi, non sono destinati a stipendi, sono destinati a investimenti sul territorio. Noi potremmo pure non ricevere un euro, l'importante è che si realizzano le infrastrutture che servono per creare quel percorso, quell'attività, eccetera. Quindi attraverso il master plan è un momento di confronto, è un patto che facciamo con le autorità del territorio per stabilire cosa va fatto per sviluppare quell'itinerario. Noi purtroppo ci fermiamo quasi sempre al convegno di presentazione. Si fa un bel convegno, si invitano un po' di gente, si fa una bella mangiata, finito tutto lì. E l'itinerario lo disegniamo su una bella mappa. Chi lo vuole fare si compra la mappa e se lo fa. Non è così. Quindi marketing, metodologie, networking e così via. Quindi gli strumenti operativi, per esempio nella rotta dei Fenici abbiamo elaborato 4 assi di intervento come master plan: la ricerca, educazione e pedagogia del patrimonio, comunicazione, marketing e turismo. Cioè 4 leve su cui operare per sviluppare queste attività. Il nostro confronto parte da queste 4 macrovoci. I contenuti li decidiamo insieme con i territori. Approccio bottom up, approccio dal basso. Nelle riunioni che facciamo con gli operatori comune per comune, persone come voi si incontrano e dicono: senti, per sviluppare l'itinerario servirebbe mettere quel cartello da quella parte, e segnaliamo, cartello da quella parte. E così via. Quindi uno strumento agile che segue la visione dell'itinerario, che è un po' la sintesi di quello che dicevamo prima, il circuito culturale in termini di preservazione ed educazione, un circuito turistico in termini di nuovi modelli di fruizione. Noi non dobbiamo fare concorrenza con i tour operator. Il nostro compito è guardare a cosa sarà in futuro il turismo in quel territorio e proporre dei modelli che i tour operator possono utilizzare, lavorano con noi, per proporre nuovi modi di fare turismo. Questo nell'ottica di rendere quella destinazione unica rispetto a prima. E infine strumento di sviluppo culturale, sociale, economico e locale attraverso quella che noi chiamiamo pedagogia del patrimonio. Il patrimonio comunica qualcosa, insegna qualcosa, innanzitutto agli abitanti del territorio. Gli insegna che hanno tanto. Spesso noi sottovalutiamo i patrimoni che abbiamo sul territorio e neanche li conosciamo. Insegna che solo lavorando insieme, scusate il gioco di parole, si può sviluppare qualcosa, il networking, fare rete. Insegna a creare attraverso il meccanismo che abbia un senso, un messaggio che da quel territorio vada al mondo intero. Ecco, questi sono i concetti base che si possono declinare ulteriormente. Parliamo di genius loci, memoria loci, per esempio abbiamo un percorso che si chiama il cammino di Annibale, che è basato sui luoghi dove passò Annibale durante la seconda guerra punica. Quindi non abbiamo patrimoni, abbiamo un sacco di patrimonio immateriale, perché in alcuni luoghi ancora oggi le nonne raccontano ai bambini non le favolette ma la storia di Annibale che passò da quelle parti, che fece una battaglia, che fece un'altra cosa. Solo in Calabria ci sono 12 ponti di Annibale. Io non credo che Annibale abbia costruito tutti questi ponti, case di Annibale. Se ci sono i personaggi che hanno dormito dappertutto, tipo Dante, Napoleone, Garibaldi, ecco, Annibale è un altro di questi personaggi. Il lavoro è di andare a studiare territorio per territorio come valorizzare queste cose. Un esempio, proprio ora stiamo collaborando in Abruzzo con un comune che ha subito il terremoto,
che ha subito la ricostruzione, in cui la comunità è stata spezzettata perché hanno ricostruito un po' di case qua, un po' di case da quest'altra parte, da un'altra parte, insomma si è perduto il senso della comunità. Lo stanno recuperando con un progetto delle scuole su un luogo che si chiama la Piana di Annibale. Secondo la leggenda, lì Annibale venne e raccolse gli indigeni per portarseli come mercenari nel proprio esercito. Non c'è un monumento, c'è solo una memoria storica, un nome. Su quel nome hanno impiantato un progetto identitario, un progetto di comunità che sta crescendo e che stiamo collegando con i percorsi in Umbria, con i percorsi del Molise, per quell'itinerario lo creiamo su qualcosa che non è certificato, che però diventa fondamentale perché diamo i servizi, diamo il senso, diamo le attività, diamo l'esperienza, diamo comunque un'emozione. Allora a questo punto si può ragionare su un qualcosa che non è neanche certificato. E da questo punto di vista ci sta seguendo con attenzione l'UNESCO, perché è il primo caso di un itinerario del nulla, che però, attenzione, i tour operator giapponesi chiedono e i tour operator italiani dicono Annibale. Dove era Annibale? I giapponesi lo sanno dove era Annibale, gli italiani no. Vi ho parlato prima di Freeman Tilden, Interpreting Our Heritage, la base dell'interpretazione comunicativa. Anche questo fa parte della pedagogia del patrimonio. Giorno 19 luglio vi invito, se siete da quelle parti venite, a Toro sul Trasimeno, in Umbria, dove si combatté la battaglia del Trasimeno tra Annibale, tra l'esercito di Annibale e l'esercito di Caio Flaminio. Presenteremo il cammino di Annibale in Umbria, un percorso basato sui luoghi frequentati da Annibale dopo la battaglia, quindi c'è la battaglia e il dopo battaglia, scaramucce, eccetera, finanziato dal GAL locale, in cui stiamo elaborando un percorso basato sull'ombra di questi personaggi, un percorso, dicevo prima, un percorso invisibile ma visibile allo stesso tempo, in cui oggi cosa è possibile vedere? Paesaggi, che poi la regola della regione Umbria sta lavorando molto sui paesaggi, i prodotti del territorio, quindi anche la possibilità di scoprire il produttore di olio, il produttore eccetera, ma soprattutto le città di oggi, che magari hanno un elemento, si trova nelle fonti, che a Spoleto buttarono l'olio dalla torre contro i cartaginesi che erano là sotto, a Colfiorito, vicino a Foligno, fu uno scontro della cavalleria. Voi andate a Colfiorito, trovate una bella campagna, un paesaggio meraviglioso, ma non c'è niente. Ora stiamo lavorando perché attraverso l'interpretazione creiamo dei prodotti. Faccio un esempio banale, poi se abbiamo tempo vi faccio vedere anche un altro lavoro fatto da quelle parti. A Tuoro, dove fu la battaglia, tra l'altro la teoria che stabilisce che la battaglia effettivamente si svolse in quel luogo risale a pochi anni fa, grazie a un lavoro in collaborazione con la Rotta, da circa 5 anni esiste una legione romana, un gruppo di rievocazione storica fatta dai ragazzi del territorio. Non hanno una città romana, non c'è mai stata una città romana, ma loro, alla luce di tutti i racconti dei nonni, che lì ci fu la battaglia, che c'erano i cartaginesi, i bar si chiamano Annibale e Flaminio, gli eventi che fanno e organizzano le associazioni sono basati su questi due mondi, il mondo cartaginese e il mondo romano, hanno fatto una legione romana, la più giovane d'Italia, di epoca repubblicana. Questa è una cosa che io ho imparato, perché noi pensiamo il mondo romano, ma il mondo romano durò quasi 1000 anni. Quindi tra periodo repubblicano e periodo imperiale abbiamo dei... Voi immaginate, dall'anno 1000 a oggi, quante cose sono cambiate nella nostra società, immaginate nel mondo romano la stessa cosa. Loro hanno fatto un gruppo di rievocazione di epoca repubblicana, quindi hanno divise diverse da quelle che usano per esempio a Roma per l'episodio imperiale, che so, quando vedete in televisione i gruppi di rievocazione. Non solo è un gruppo giovanissimo, quindi sono ragazzi di 14-15 anni che si stanno appassionando, conoscono tutto della storia romana, studiano i libri di storia, eccetera. Hanno chiesto al comune di pagargli un corso di latino, perché loro facevano geometra, altre scuole, comunque non scuole classiche, scientifiche, eccetera, dove si studiava il latino, e volevano parlare il latino, perché loro tra di loro devono parlare il latino, sono una legione romana. Ecco, vedete come la cultura non è più un fatto distaccato, ma è una parte della nostra vita. Fa parte del nostro modo di essere, e quindi il passato, anche quello invisibile, diventa fonte di crescita di una comunità. Ecco, questi sono i modelli a cui ispirarsi. E queste sono le località che i tour operator stanno cercando, perché attraverso una serie di tecniche abbiamo sviluppato un prodotto. Tu puoi, ora, tra le altre cose, stanno costruendo un accampamento romano, quindi tu vai lì e vivi la giornata di un legionario. Stai in un accampamento, addirittura lo vorrebbero far dormire le scuole dentro un accampamento romano, nei letti romani, mangiando il cibo romano, vestendosi come i romani. Castello di Gropparello, provincia di Piacenza, un esempio di epoca medievale. Cioè, queste cose non è che le inventiamo, esistono. Basta guardarsi intorno e vedere come certe cose possono essere sviluppate.
Andiamo avanti, il servizio educazione. Noi siamo l'unico itinerario ad avere un servizio educazione che sviluppa tecniche, metodologie educative, che sviluppa programmi per le scuole e le propone non solo alle scuole ma anche ai tour operator, poi vedremo in dettaglio. Riconquista delle risorse. Ti faccio scoprire che nel tuo territorio hai tanto, ma magari io lo faccio solo perché me lo impone la professoressa a scuola e subito dopo l'ho dimenticato perché siccome l'ho fatta a scuola non è una cosa da memorizzare. Ecco, invece al contrario, è il progetto del territorio riconquistare le risorse, quindi le associazioni locali, qua se non sbaglio c'è pure qualche esponente di associazionismo, organizzano ogni settimana d'inverno, una volta al mese, d'estate più spesso, visite in luoghi sconosciuti del territorio, guidati da esperti locali che hanno fatto degli studi e che consentono di scoprire i luoghi, le iniziative. Queste valorizzazioni, microvalorizzazioni, sono quelle che poi creano il tessuto su cui impiantare un itinerario culturale. C'è tanto da fare. Offerta di turismo culturale, ovviamente, e sviluppo locale, bottom up, ve lo dicevo prima. Quindi, andando verso la conclusione di questo capitolo, dopo facciamo una pausa perché vedo facce perse, Quali sono i fondamenti di un itinerario? Grosso modo potremmo dire tre. La sua ragion d'essere. Perché faccio il Cammino di Santiago? Perché faccio la Rotta dei Fenici? Quindi capire il perché di un itinerario è fondamentale per poi dare i servizi in quella direzione. La gestione. Nessuno di voi ha parlato nei propri interventi di come vengono gestiti gli itinerari, di quali servizi offrono. Gli itinerari non sono delle strade lì buttate lì, qualcuno le deve pulire, qualcuno deve mettere la segnaletica, qualcuno deve dare servizi da mangiare, da dormire, eccetera. Chi li coordina queste attività? Chi li gestisce? Questo è fondamentale. Ma attenzione, questa è un'opportunità, perché vuol dire creare occasioni di lavoro, soprattutto per i giovani, in un momento in cui la crisi economica ci crea problemi di occupazione. Tu puoi crearti il tuo lavoro a casa tua lavorando su un itinerario, perché non hai bisogno del grande investimento. Casa tua diventa un bed and breakfast, diventa un ristorante, diventa un bar, dai i servizi di guida, vai a spiegare la grotta dell'Anzinsulusa, vai a spiegare l'albero dei 100 cavalieri. Cioè, le storie del territorio necessitano di guide del territorio. L'UNESCO parla di territorial facilitator, facilitatori territoriali. In italiano sono stati tradotti come mediatori territoriali, cioè persone che ti aiutano a scoprire le storie del territorio. Comunicazione, duplice livello, comunicazione territoriale, spiego al territorio che cos'è, qual è il tema di quell'itinerario, perché quel territorio fa parte, comunicazione globale attraverso il mercato, la comunicazione in senso ampio, l'itinerario stesso, eccetera, eccetera. In una parola, tutto questo si può riassumere nel senso, io devo dare all'itinerario un senso. Oggi si fanno tanti viaggi senza senso, io torno dal viaggio e dico ma io sono stato una settimana, ma che ho fatto? Allora a questo punto in una società che soprattutto per i giovani chiede di dare senso alle cose, di spiegarsi perché delle cose, inventare dei percorsi che hanno senso vuol dire dare un servizio di un certo tipo e il mercato premia questo, non è un fatto secondario, perché l'itinerario non si crea partendo dai luoghi. Questo apparentemente è in contraddizione con quello che abbiamo detto prima. Me la conferma. Non si crea partendo dai luoghi vuol dire che io non devo mettere insieme i musei su un certo tema, non devo mettere insieme i siti megalitici per fare l'itinerario. Io devo dare il senso che se tu vuoi scoprire il mondo megalitico devi venire qui. Qui o dove ci sono situazioni analoghe, sempre che si faccia una rete internazionale, come esiste, poi ne parliamo, dei megaliti che ha sede in Germania per ora, che io scorsa settimana in Spagna c'erano dei siti megalitici, mi chiedevano mi metti in contatto con loro, oppure siti della Sardegna, c'è una rete di città dei Dolmen in Sardegna per esempio. Cioè su questi temi c'è tanto da mettere insieme ancora, perché apparentemente erano dei patrimoni minori, quindi venivano considerati come secondari che vanno valorizzati dopo che si valorizza quello che è più importante, ma che oggi diventano più importanti perché essendo in periferia, in zone naturalistiche, in zone sconosciute, eccetera, sono le località periferiche che hanno l'esigenza di valorizzarli. Per loro quello è il Colosseo. Ci siamo? Quindi fare un'attività di valorizzazione di quel genere su un territorio vuol dire tutto questo. È un viaggio senza destinazione. Non è importante arrivare alla fine. Fino all'altro giorno una giornalista, proprio in occasione del comunicato di stampa che stiamo preparando per l'Umbria, dice ma dove inizia e dove finisce la Rotta dei Fenici? Nel Mediterraneo. Dovunque è inizio e dovunque è fine.
L'importante è che tu sei sulla rotta dei fenici. E ricordate anche un'altra cosa, ogni viaggio inizia e finisce dentro noi stessi. Noi partiamo per un'esigenza fisica, di salute, psicologica, religiosa, di qualsiasi genere, ma dobbiamo esaudire quell'esigenza per tornare appagati dal viaggio. Il luogo ci aiuta a trovare la retta via. Ecco, questa è la visione che l'itinerario consente di avere, a differenza di altre destinazioni che invece sono limitate agli aspetti materiali. Nell'itinerario c'è un aspetto spirituale, più che religioso, lo definirei, di ricerca di una interiorità che spesso il viaggio tradizionale non ci consente di avere. Che non è detto che sia quella del pellegrino che va a piedi con lo zainetto. Io conosco gente che fa gli itinerari in 5 stelle e va in aereo. Però, ovviamente, in cui ci sia comunque il senso. Cioè, in tutti i luoghi dell'itinerario io devo trovare quel senso, devo sentirmi a casa mia, perché casa mia è l'itinerario. Ecco, questa è la chiave di lettura da cui partiremo dopo la pausa. Allora, se siete d'accordo, riprendiamo. Ci eravamo lasciati ragionando sul concetto di senso dell'itinerario. Una prima considerazione che abbiamo fatto questa mattina, ci sono degli elementi immateriali sul concetto di itinerario che diventano importanti. Uno dei concetti principali però del settore turistico, dicevamo prima, è quello dell'accoglienza. Abbiamo parlato di target, dicevamo che gli itinerari devono analizzare quale tipo di target affrontare. Ecco, volendo fare, giusto per rompere il ghiaccio e riprendere un po' il ritmo, una valutazione dei servizi che consentono di dare quest'idea dell'accoglienza, ragioniamo sui target che potrebbe avere un itinerario che ha sede in questa zona. Prima si è parlato della Francigena, del Cammino di Santiago, questi sono itinerari che hanno come segmento privilegiato quello delle persone che vanno a piedi lungo un sentiero, che quindi con una spesa minima, con dei prezzi abbordabili, possono dormire, mangiare, consumare qualcosa, anche perché ovviamente portano sulle spalle uno zainetto, quindi non hanno grandissime, come dire, molti bagagli, quindi grandissime risorse, e quindi devono potersi adattare a delle situazioni, è una scelta di viaggio. Ma, come vi dicevo prima, ci sono persone che fanno Santiago anche in 5 stelle, che arrivano con l'aereo nelle varie località, fanno magari qualche pezzettino a piedi, giusto per dire ho fatto un pezzettino a piedi, ma in effetti il loro senso del viaggio è più di tipo dimostrativo. Io sono stato sul Cammino di Santiago, perché sono anziano, perché non ho tempo, perché eccetera eccetera. Quindi di fatto i servizi da dare dipendono dal target. Allora, i servizi che deve dare un Cammino di Santiago tradizionale sono quelli dedicati al percorso, segnaletica, dove dormire, dove mangiare, eccetera. Quindi lì per esempio potrebbe essere sufficiente un'azione di animazione territoriale in cui coinvolgi il proprietario della casa lungo il Cammino di Santiago che ha due stanze libere, fa un B&B e arrotonda qualcosa perché con la sua attività può ottenere pure delle risorse. Mi ho conosciuto dei ragazzi, abbiamo parlato un po', che avevano una struttura, un orto di famiglia, erano sul Cammino di Santiago proprio in un tratto a piedi dove non passano le macchine, non possono passare le macchine, ha messo un bancone, 4 tavoli fuori e lui mi raccontava che lui vive di questo ormai, dei pellegrini che passano da quelle parti, che mangiano, dormono, bevono, eccetera. Un altro aspetto però collegato a questo elemento qua è quello del turismo tradizionale, perché le persone che arrivano col pullman o con le macchine o con l'aereo o col treno o con la nave hanno bisogno dei servizi tradizionali. Ecco, lì più si allarga il gruppo degli imprenditori che lavorano su queste cose, più è fondamentale una crescita qualitativa dei servizi. Spesso lungo gli itinerari abbiamo persone che fanno questa attività per la prima volta. Nel settore turistico si dice che un buon albergo è gestito da chi è nato in un albergo, quindi seconda generazione.
cioè il figlio dell'imprenditore che ha avviato l'albergo perché è nato con la mentalità dell'albergo, la vive in maniera corretta. Ecco, in questo caso parliamo quasi sempre di prima generazione, difficilmente voi troverete lungo un itinerario persone che già prima facevano quel lavoro, perché è una destinazione nuova, con servizi nuovi e quindi di conseguenza devono avviare delle attività. Ma anche in quel caso, ammesso che tutto funzioni, dobbiamo tener conto di come un territorio funziona. Una città come Lecce, che è candidata per diventare capitale europea della cultura, quindi con delle aspettative turistiche importanti, con tutta una serie di progettualità fondamentali sul barocco. Il mio? Ah, bene. E con... Ah, bene. Bene, ci sposeremo anche oggi. Con tutta una serie di servizi deve tener conto di quali sono i suoi biglietti da visita. Ecco, io vi volevo raccontare questa mattina di un episodio che a me da visitatore è successo ieri. Sono arrivato ieri all'aeroporto di Brindisi, cerco su internet e trovo che l'aeroporto è dotato di servizi di trasferimento a Lecce con un bus pubblico, costo 6,50 €, per cui arrivato all'aeroporto di Brindisi cerco le insegne dentro l'aeroporto che all'uscita mi dicono bus, finalmente trovo l'insegna, vado fuori e l'autobus era alle 4:15, ero lì alle 4, c'era un quarto d'ora, ero preoccupato di fare il biglietto, temevo che fosse pieno di gente, che ne so. Trovo un autobus blu, non c'era scritto niente, chiuso, per cui dico, boh, è questo o non è questo? Non c'era nessuna indicazione che quello fosse l'autobus per Lecce, per cui non c'era l'autista. Torno dentro e vado all'ufficio informazione e chiedo alla signorina, scusi, l'autobus per Lecce, ci guardi, uscendo a destra, dico, il biglietto si fa a bordo, va bene. Vado là, trovo altri passeggeri che aspettavano lo stesso autobus, in caldo, c'erano 34 gradi ieri all'aeroporto di Brindisi, la tettoia non riusciva, erano le 4 del pomeriggio, quindi potete immaginare l'afa. Finalmente arriva st'autista con una bottiglietta di una bibita in mano, sto ragazzo apre lo sportello dei bagagli, mettiamo i bagagli, apre l'autobus ed esce una ventata d'aria calda impressionante. Cominciamo a salire, venendo da fuori c'è un momento così di adattamento, dico quanto viene il biglietto, 8 euro. Scusi, non è 6,50, ci dice 6,50 se lo fa prima, sull'autobus è 8 euro. Poi lungo il viaggio ho scoperto che bisognava andare al Tabacchi dentro l'aeroporto e averlo a 6,50 €, però nessuno me l'ha detto, compreso l'autista. Faccio il biglietto, mi siedo, chiediamo scusi, ma mette l'aria condizionata, perché dentro era un forno, perché tutti sigillato. Dice no, guardi, da 3 giorni che non funziona, i finestrini sono sigillati perché c'è l'aria condizionata. Cioè dentro era una sauna, ma vorrei dire di più, io che soffro di bassa pressione ho temuto il peggio, per cui la gente continuava a cercava salire, scendere, insomma non c'è stato. Finalmente partiamo, ci siamo messi tutti vicini al finestrino dall'autista per prendere aria, abbiamo fatto quella mezz'ora che c'è tra Brindisi e Lecce in condizioni veramente difficili, non è stata, l'autobus non era stato pulito, dove ero seduto io c'erano tutta una serie di lattine, di bibite abbandonate da chi aveva fatto prima, scritte dappertutto, l'autobus insomma un po' così, il biglietto comunque 8 euro, cioè non è che c'era lo sconto perché c'erano condizioni di degrado. Arriviamo a Lecce, io dovrò riprendere quest'autobus, per cui chiedo scusi, per prendere l'autobus quando devo tornare, può fare il biglietto a bordo? Dico 8 euro, dico sì, c'è un modo per farlo col prezzo che c'è scritto su internet? Sì, l'ufficio qua di fronte. Per cui sono andato all'ufficio di fronte e ho fatto il biglietto a 6,50 €. Ora, io sono venuto qua per lavoro e meno male che il mio albergo era esattamente alla fermata dell'autobus, perché se io avessi dovuto fare una riunione di lavoro subito dopo non ero in condizione di farlo, ero completamente colato. L'autista, l'unica giustificante che ha trovato, sono 3 giorni che è rotto, come per dire il destino ha riservato questo a questo autobus, quindi dobbiamo essere fatalisti e accettare le cose come stanno. Ho detto di fare una segnalazione alla ditta, dice sì, va bene, lo farò, ma si capiva benissimo che non c'era nessuna intenzione. Abbiamo chiesto perché non ha aperto prima, visto che non funziona l'aria condizionata, anziché salire con l'aria bella calda subito prima, non abbiamo avuto risposta. E ora, immaginate che io non fossi una che veniva qua per lavoro, fossi un turista, che avevo un bellissimo albergo prenotato, una struttura rurale, eccetera. Che idea mi facevo a quel punto di Lecce, del Salento, del mio viaggio? Che il buongiorno si vede dal mattino, voglio dire.
Ecco, quindi tenete conto che soprattutto le attività di front office. Io ho fatto in passato anche formazione specialistica per le cameriere al piano, quelle che incontrate la mattina uscendo dalla camera quando andate a fare colazione, che sono le prime persone che incontrate quando vi svegliate. In Tunisia, in alcuni alberghi, le formano per rispondere e darvi il buongiorno nella vostra lingua. Loro sanno in che lingua parlate e vi salutano nella vostra lingua, in Tunisia. Ci siamo? Quindi... queste sono, non sono cose che, vabbè, è capitato. Uno o fa il turismo o non lo fa. Fare turismo in una città come Lecce, con il patrimonio eccezionale che ha, con l'accoglienza che la popolazione salentina ha da sempre, io in Salento mi sono sempre sentito a casa mia per questo spirito di accoglienza che c'è sempre stato, questo calore, questa affettuosità, però bloccati da questi disservizi, ora io capisco che è difficile controllare tutto, però... l'operatore salentino deve poter intervenire su queste cose, perché il suo servizio, il servizio dell'albergo, del ristorante, della guida, dell'offerta culturale, il museo, l'immagine stessa della località dipende da quell'autobus e da quel conduttore. Questa è la vera difficoltà nel turismo e questa è la vera sfida. Noi facciamo bellissimi convegni, campagne di comunicazione bellissime, ci perdiamo dove? Nel servizio. Questo sminuisce il lavoro di tanti altri che lavorano bene. Teniamolo presente, perché il nostro lavoro di operatori pubblici o privati non ha importanza. È quello di dare l'accoglienza di qualità, di dare un servizio di qualità. Quindi abbiamo una responsabilità che non possiamo tralasciare dicendo vabbè, ci penserà il comune, ci pensa la regione. No, siamo noi che dobbiamo sollecitare il comune, la regione, le autorità delegate, noi stessi, sviluppando per esempio dei sistemi di operatori turistici per controllare che questo accada. Poi di pomeriggio vi proporrò, non so chi di voi sarà presente, saranno altri, l'elaborazione di un disciplinare di qualità per una rete di operatori. Lo faremo insieme. Ecco, lì vedrete come siete voi operatori, sono gli operatori privati che determinano la qualità dei servizi degli altri operatori. Questo è un lavoro che vorrei fare nel pomeriggio, visto che il pomeriggio con la Biocco viene un po' più difficile andare sulla parte teorica, vedremo di dedicarci a questo. Per il momento continuiamo all'esame degli itinerari culturali. Ecco l'essenza degli itinerari, che è la base di tutto il mio intervento. Per questo ho fatto la pausa prima, perché volevo che foste abbastanza svegli su questo tema. Lorenzo Canova, che è un illustre nostro connazionale che si fa conoscere in giro per l'Europa per le sue capacità, consulente di direzioni europee, di ministeri italiani, eccetera, fa parte di un gruppo internazionale, si chiama Ecotrans, che sviluppa riflessioni sui temi del turismo, di un certo tipo di turismo. Sugli itinerari ha elaborato questa teoria di quattro elementi fondamentali, che sono il senso, vedete, ci ritroviamo le stesse parole chiave, che risponde al quesito perché. Il progetto, parola nuova rispetto a quello che abbiamo detto, come. Il management, chi? Io aggiungerei chi fa cosa, che è una domanda che non ci facciamo mai, ma che è fondamentale. E infine la comunicazione e creatività, a cui io ho aggiunto la parola storytelling, poi parleremo in dettaglio di questo. Analizziamo voce per voce il senso. Il senso riassume la visione soggettiva, quindi... la conoscenza, il tema del viaggio, dell'itinerario, il tema del territorio, eccetera, eccetera. Le attrazioni, quali sono gli elementi che sono in grado di produrre da soli attrattività? Perché non tutte le chiese sono attrattive. Solo perché c'è una chiesa in un territorio possiamo fare un itinerario. Deve essere una chiesa che deve raccontare qualcosa di particolare. Perché altrimenti, scusandoci con i territori che non hanno queste capacità, non è che tutte le chiese di per sé sono da visitare, a meno che uno non ha una passione sfrenata per le chiese, allora le visita tutte. Ma una chiesa che racconta un episodio di una storia, qui successe qualcosa di particolare, non per forza nel periodo che è oggetto dell'itinerario, che comunque riassuma un concetto importante. Le modalità di fruizione, di fruizione, giusto. Il progetto ha a che fare col tema. Quindi la struttura del progetto, l'impostazione del lavoro,
l'integrazione dei vari elementi del territorio sul progetto, sul tema, la partecipazione degli operatori pubblici e privati all'elaborazione e alla realizzazione del progetto. Questo è un elemento fondamentale. Il management, il contesto, sia in termini di coordinamento di tutte queste attività, ma soprattutto in termini di gestione delle strutture pubbliche e private e di gestione dei visitatori, perché i visitatori seguono le nostre indicazioni. Vedete l'esempio dei parchi tematici, anche quelli Disney per esempio, loro basano tutto sulla metodologia di gestione dei visitatori, a cominciare dai tempi di attesa. Per esempio noi che siamo un paese che vuole vivere di patrimonio culturale, esiste pochissimo a livello di elaborazione su come gestire i tempi di attesa per visitare un museo, per esempio. Palazzo Pitti, una fila interminabile, nei parchi tematici Disney creano delle attrattive che fanno impiegare il tempo per cui la gente non si accorge di aspettare. Perché se io non faccio niente mi innervosisco e quindi visito di malavoglia. Se invece sono impegnato, non me ne accorgo dell'attesa, poi sono più ben disposto e approfitto meglio dell'opportunità. Infine la comunicazione, che ha a che fare con i luoghi, ne abbiamo parlato anche prima, comunicazione territoriale, quindi la visibilità sul territorio di quell'itinerario per il territorio, quindi anche per le comunità, per i visitatori, quindi avere le informazioni, la segnaletica adeguata, tutte le forme di comunicazione necessarie, per il mercato, che ha a che fare con l'attrattività, cioè la visibilità di quel luogo in un contesto internazionale e quindi di visibilità. Questa è l'essenza di un itinerario culturale. Se voi seguite questo schema e analizzate il vostro progetto itinerario culturale, lo analizzate nei singoli particolari, avete un itinerario di qualità. È sicuro che queste riflessioni aiutano a creare un itinerario di qualità. Posso andare avanti? Un altro elemento di riflessione. Non so se conoscete queste teorie sulla società dell'informazione eccessiva firmate Giuliano D'Empoli, che in sintesi dicono che siamo in un'epoca in cui abbiamo troppe informazioni. Io prima delle email comunicavo col telefono, col fax, con le lettere, comunque avevo un certo numero di informazioni da gestire. Poi sono arrivate le mail, che bello, ora sono troppe le mail, non riesco neanche più a leggerle. La maggior parte sono costretto a leggere i titoli e a decidere quale aprire e quale no. Che è terribile, che vuol dire che ora che abbiamo gli strumenti per comunicare di più, non abbiamo il tempo per gestire tutte queste informazioni. Se io leggessi tutte le mail che mi arrivano, non farei altro. E siccome non mi pagano per leggere le mail, è opportuno, sono un libero professionista, devo per forza pensare a produrre altre cose. Quindi troppe informazioni non si trasformano in conoscenze, in valori, in nuovi strumenti e nuove idee per migliorare la nostra vita, l'ambiente, il contesto in cui viviamo. Questa riflessione necessita poi di una conseguenza, quindi la selezione. Sarebbe opportuno selezionare le informazioni, paragonarle, compilarle, interpretarle, ma tutto questo non può essere fatto con il rumore di fondo che ci circondano né nel freddo spazio di un computer. Noi non possiamo selezionare bene semplicemente a simpatia guardando le fotografie che riceviamo, con il materiale, con le informazioni che riceviamo, dobbiamo cercare un'informazione su internet, su una località, decidere dove andare in vacanza. La selezione che avviene in questa maniera è comunque o l'introduzione dell'informazione, è una selezione non fatta bene. Occorre uno spazio della mente umana in cui la sensibilità e la cultura dell'individuo sia capace di scollegarsi, di staccare, di immergersi nel silenzio per riordinare date ed idee. Quindi c'è bisogno di un aiuto a selezionare le informazioni. In genere questa selezione, specialmente su internet, avviene in maniera, tra virgolette, commerciale. È la capacità di chi emette l'informazione di imporsi sugli altri e dare le proprie informazioni piuttosto che altri. Io cerco su internet e leggerò le prime pagine, le prime 10-20 referenze, e tra quelle sceglierò le informazioni che ritengo più opportune. Ma non sempre queste sono le migliori informazioni. Una soluzione al problema ce lo danno Carolina Frenzel e Herman Sottong, che elaborano il metodo storytelling. Lo storytelling letteralmente vuol dire raccontare storie, raccontando storie. Loro dicono che un gran numero di informazioni corrispondono a una frammentazione del sapere, all'impossibilità di mettere migliaia di dati in un quadro unitario, una griglia interpretativa. La società moderna ha bisogno di storie. Sono le storie che ci fanno la selezione, il paragone, la individuazione delle informazioni che sono più adatte a noi.
L'ipertesto, i collegamenti sono utili, ma il meccanismo narrativo ci tiene incollati alla lettura, all'ascolto, ci aiuta a dare un senso ai problemi e alle idee, a cercare le connessioni, a scoprire le implicazioni e giungere a conclusioni. Ecco, come vedete, non è altro che il manifesto contro le informazioni tecnologiche date solo attraverso mezzi tecnologici. Io spesso mi trovo a discutere con gli itinerari o con territori interessati agli itinerari che mi dicono: ah, no, noi facciamo una bella app, diamo il sito con tutte le informazioni. Sì, ma nessuno può sostituire l'elemento umano. La capacità di raccontare le storie non lo può avere un freddo computer, non lo può avere un'applicazione tecnologica, un telefonino di turno. Dobbiamo ragionare di come una persona del luogo, o anche non del luogo, per esempio uno straniero che vive in quel luogo, può diventare questo famoso facilitatore, mediatore territoriale, che mi seleziona le storie e me le propone. La selezione su quale base avviene? Sulla base delle capacità del territorio di esprimere, il discorso di prima delle tradizioni orali, di esprimersi, quindi di valorizzare temi del territorio che sono interessanti, che possono risultare interessanti da raccontare. Non è importante che siano storie importanti, possono essere anche storie di persone come noi. Anzi, le storie di persone come noi diventano ancora più importanti, perché a quel punto io sono protagonista, perché la persona di cui sto accostando la storia è uno come me. Allora, faccio un esempio banale, i tour operator tedeschi in Calabria fanno accompagnare gruppi alla visita di paesi abbandonati. Sapete, ci sono questi fenomeni di città che sono di paesini che sono stati abbandonati perché non era più conveniente viverci, sono emigrati tutti, eccetera, eccetera. Formano giovanissimi ragazzini di 10-12 anni in tedesco a raccontare la storia di quel paese, perché sono dei testimoni privilegiati e gli interpreti migliori di quel tipo di esperienza, che sono bambini, non sono vecchi, quindi è un messaggio di decadenza. Sono le nuove generazioni che utilizzano il proprio passato per presentarlo, per raccontare le proprie storie. Ecco, al di là dell'uso dei minori, che su cui io ho qualche perplessità, però il messaggio è quello. Il metodo storytelling, infatti, non è semplicemente un ascoltare qualche cosa. Prima parlavamo di utilizzare i cinque sensi. Vuol dire anche far parlare la gente. Io ti racconto un'esperienza di questo territorio, tu mi racconti la tua e vediamo come viene fuori la morale di questo scambio. Non interpretare le immagini, le storie, ti faccio vedere un luogo e ti faccio provare delle emozioni. Magari ti faccio anche assaggiare delle attività, ti faccio sentire l'odore di quei luoghi, perché i luoghi hanno anche degli odori particolari che spesso sottovalutiamo, o dei rumori o dei silenzi, che sono ancora più importanti. Così potrete anche scoprire cose che le persone non sono sempre consapevoli di sapere. Chi viaggia spesso non è consapevole di quello che già sa. Ci sono dei saper fare che uno non immagina dover collegare con quei luoghi, che invece a quel punto diventano importanti. Non descrive i prodotti, ma può dire come cambiare la vita quotidiana delle persone. Il discorso che facevamo prima, ti insegno a scegliere una mozzarella, ti insegno a degustare l'olio, così quando vai al supermercato capisci se quell'olio è di qualità o meno. Sono dei saper fare che diventano importanti nella vita quotidiana e che ti ricordano che tu sei stato in vacanza in quel luogo dove hai scoperto come si assaggia bene l'olio. È un viaggio senza meta, più che mai, in questo caso non in senso geografico, ma in senso mentale. Noi possiamo sviluppare dei prodotti territoriali nei modi più ampi e più liberi che possiamo immaginare, raccontando comunque una realtà, una verità, raccontando una storia che ha a che fare con quel luogo. Ecco, queste cose sono importanti perché oggi vale sempre di più, dal concetto della preservazione, della conservazione, siamo passati al concetto di heritage, di scuola anglosassone. Per esempio, il focus del vecchio concetto di conservazione era l'oggetto. Io trovo un reperto e quello diventa l'oggetto da esporre nel museo. Nel caso dell'heritage è il messaggio di quel bene. Che cosa comunica un vaso che abbiamo trovato in una necropoli, per esempio? Cosa comunica un oggetto che proviene da una chiesa, da un monumento, eccetera, oppure un paesaggio? L'obiettivo, nel caso della conservazione, è la conservazione stessa dell'oggetto. Io valorizzo l'oggetto conservandolo. Nel caso dell'heritage è l'uso che faccio di quell'oggetto. Io uso l'oggetto proprio perché deve comunicare qualcosa, deve trasmettere un messaggio, utilizzando quell'oggetto come strumento per comunicare comunque qualcosa. Io ti faccio vedere i biberon degli antichi greci e tu cosa capisci? Che gli antichi greci e noi
abbiamo avuto le stesse necessità e avevamo delle, comunque delle soluzioni tecniche. Noi oggi usiamo le materie plastiche, loro usavano la ceramica. Però in 2000 anni è cambiato pochissimo. Siamo uomini noi come loro, abbiamo le stesse esigenze. Il tempo, nel caso della conservazione, è il passato. Nel caso dell'heritage, è il presente e il futuro. Il discorso del paesaggio vivente che vi dicevo prima è come oggi le comunità vivono quel patrimonio. Non è un patrimonio separato dal contesto. Fa parte della vita della gente che oggi vive quel territorio. Io che vivo all'ombra di un sito archeologico importante acquisisco per induzione una cultura che mi consente di essere migliore, di essere più aperto per esempio nei confronti degli altri, di ospitare con più diligenza. Andando avanti, vedete la parola creators, i creatori della conservazione erano gli esperti, i restauratori, chi mette, chi grava i musei, eccetera. Nel caso dell'heritage sono gli users, sono i visitatori che danno valore aggiunto al patrimonio. Non sono rari i casi di siti che hanno patrimoni bellissimi che saranno chiusi perché non hanno la biglietteria e quindi non rendono. Questa è la logica del mercato. Noi abbiamo in Italia un patrimonio inestimabile, non siamo neanche in grado di gestirlo. E parecchie associazioni su scala nazionale mi dicono cerchiamo personale per gestire siti archeologici, non lo troviamo. Pensate un po', cioè noi che abbiamo problemi di occupazione non troviamo gente che sappia gestire. Perché? Perché quando si fanno le gare, ovviamente i grandi gruppi industriali cercano località che hanno un altissimo numero di visitatori di suo, non fanno nessuno sforzo per creare da zero, non se la sentono questa responsabilità. I giovani che magari fanno una piccola cooperativa, una piccola società di gestione, non hanno gli strumenti per farlo. Il sistema come si valorizza? Creando delle reti tra queste società che siano in grado di fare insieme una forza in grado di affrontare le sfide del mercato. Attenzione, interpretando i luoghi. Perché nel momento in cui io sono in grado di gestire un sito archeologico con queste metodologie, avrò un passo in più rispetto ai siti tradizionali. Vedi Pompei, cito un caso dei nostri giorni, sapete bene tutte le polemiche che ci sono in corso, in cui interpretazione zero. A cominciare dai titoli dei vari spazi. È già un caso che ci siano titoli in più lingue, di solito sono solo in italiano e malmessi per giunta. Un ulteriore elemento che vi sottolineo, l'ultimo, l'autenticità. Nel caso della conservazione l'autenticità è data dall'oggetto stesso. Io ho un patrimonio, un vaso, e quello è il mio simbolo di autenticità. Nel caso dell'heritage è l'esperienza, è un'esperienza unica che mi crea autenticità di quel determinato, di quella determinata risorsa. Quindi andando al triangolo del patrimonio, il processo di valorizzazione viene di solito analizzato in questa maniera: abbiamo la preservazione, la ricerca e la divulgazione. Come vedete la parola turismo non c'è, perché il turismo distrugge il bene. Tornando a Pompei, nei periodi di maggiore frequentazione si visitava il 54%, adesso si parla del 14% del patrimonio di Pompei. Perché la gente camminando sui pavimenti li consuma, ci sono problemi in tutti i siti antichi. Se vogliamo trovare la parola turismo, dobbiamo trovarla all'interno della divulgazione, è una forma di divulgazione non limitata a gruppi elitari ma a tutti, e quindi da questo punto di vista l'area turismo si inserisce in questa maniera. Però attenzione, questa è una foto molto particolare, è un'esperienza che abbiamo fatto nel 2005 alla Rotta dei Fenici. Quelli che vedete che stanno scavando lì non sono archeologi, sono turisti. Abbiamo provato a proporre dei turisti non la visita ma lo scavo didattico. Risultato eccezionale, questi hanno scavato sotto il sole per 15 giorni ad agosto e c'era un meccanico di Brescia che non voleva più andare via, diceva ho scoperto cosa voglio fare nella vita, voglio fare l'archeologo. Perché l'esperienza dello scavo è quella che ti dà un'altra dimensione, ti dà un'emozione particolare, ti dà un'esperienza. Discorso di esperienze che dicevamo prima. Voi immaginate quante applicazioni, quante declinazioni ci sarebbero in un territorio qualsiasi se noi mettiamo in produzione tanti giovani che studiano magari materie umanistiche, di comunicazione, di psicologia, che non hanno uno sbocco occupazionale semplicemente come studiando i metodi di scoperta dei patrimoni e proponendoli agli altri. I facilitatori territoriali. Siamo sempre lì, eh? Andiamo infine al nocciolo di questa esperienza, gli itinerari del Consiglio d'Europa, ora sono 29, li vediamo molto velocemente, ora vi proporrò pure un documentario su questo tema di qualche minuto,
Si parte dal Cammino di Santiago, non li ho elencati in ordine di importanza, di cronologica, un misto. Via Anza, la Via Anseatica, la mitica via medievale, rinascimentale, che abbracciava tutti i paesi baltici, che è ritornata in auge tramite un itinerario culturale del Consiglio d'Europa, hanno creato un prodotto turistico comune tutti i paesi del Baltico, raccontando questa via anseatica, che era una specie di consorzio di città dell'epoca che sviluppavano commerci. Via Mozart, un personaggio musicale, non è quello dove dormì Mozart, perché 250 città mi sembrano un po' troppe, però sono tutte città legate in qualche maniera a Mozart, che organizza soprattutto attività musicali. La rotta dei Fenici, poi vedremo poi in dettaglio, Vichinghi e Normanni, che è un itinerario che ha sede centrale nelle isole Shetland, nato ovviamente in Svezia, ma che sviluppa le proprie attività soprattutto sul nord. Ora chiedono di lavorare, di collaborare con il sud, dove i Normanni arrivarono, vedi il sud Italia, la Turchia, eccetera, eccetera. Il legato all'Andalus sul patrimonio arabo in Europa, un altro elemento fondamentale del Mediterraneo. L'itinerario del patrimonio ebraico, che tratta appunto il patrimonio che le comunità ebraiche l'hanno in tutta Europa e che si basa soprattutto su un evento, che è la giornata del patrimonio ebraico, che si celebra ogni anno con milioni di visitatori. La via Francigena, di cui abbiamo parlato prima, io su questa è inutile che mi dilungo perché già sono conosciute. L'itinerario dei siti di Cluny, Clunyacensi. Noi abbiamo diversi itinerari che riguardano reti monasteriali. San Martino di Tours, l'itinerario del santo di San Martino appunto. Le reti cistercensi, sempre monastici. St. Olaf, un itinerario della Norvegia, Svezia e Finlandia. L'itinerario della pittura preistorica, dell'arte rupestre preistorica. Per l'Italia c'è per esempio la Val Camonica coinvolta in questo itinerario, insieme alla rotta dei Fenici e ai Megaliti, sono i tre itinerari di stile archeologico, tra virgolette. La via Transromanica, che tratta il patrimonio transromanico in Europa, è il risultato di un progetto europeo. L'itinerario del ferro nei Pirenei, molto piccolo, tre paesi, Spagna, Andorra, Francia, tratta appunto tutto un sistema di miniere che dai Fenici ai giorni nostri hanno creato le condizioni di un sistema di vita della zona pirenaica. L'itinerario dell'albero di ulivo, che ha sede in Grecia, che tratta non la produzione olivicola, ma l'albero di ulivo come simbolo di pace, di dialogo, e insieme con la rotta dei Fenici all'Andalus tocca tutto il Mediterraneo. L'iter vitis, che è l'itinerario del paesaggio viticolo europeo. Anche questo non tratta il prodotto, le strade del vino come prodotto finale, ma il paesaggio viticolo con delle applicazioni molto particolari. L'itinerario Schickard, ecco, questo è un itinerario che uso come esempio di come effettivamente il Consiglio d'Europa poteva dare degli indirizzi maggiori. Schickard è chiamato il Leonardo da Vinci del Nord Europa, ed è paradossale che noi abbiamo l'itinerario Schickard e non abbiamo l'itinerario da Vinci, che pure esiste, ma non ha chiesto mai l'abilitazione. L'itinerario Wenzel e Vauban, l'itinerario dell'architettura militare in Europa, a partire da questi due grandi architetti dell'epoca barocca. La via Regia, che sarebbe la via laica, militare, eccetera, che si incrocia con il Cammino di Santiago in Nord Europa, parte dall'Ucraina e finisce in Francia, si collega poi a Santiago. L'itinerario delle città termali, dell'arte delle città termali, in particolare su Liberty, sono tutte le più importanti città termali d'Europa, che nascono in un'epoca particolare e che hanno tutti lo stesso stile architettonico, tra l'altro. L'itinerario dei cimiteri monumentali d'Europa, che ha un segmento di mercato particolare, uno dei più fiorenti tra tutti gli itinerari, perché è un segmento molto particolare, una nicchia che però funziona. L'itinerario della ceramica in Europa, per l'Italia per esempio c'è Faenza, capofila Limoges, quindi tutte le città che hanno nella ceramica un elemento di distinzione. L'itinerario dei siti Casadei, un altro dedicato ai tirani monastici. Ugonotti, l'itinerario degli Ugonotti, il sentiero degli Ugonotti e di Valdeser, che sarebbero queste religioni che hanno subito persecuzioni, eccetera, eccetera, in Europa. L'itinerario dei Megaliti, ne parlavamo prima, che ha sede in Germania, soprattutto basato sul Nord Europa, e i nuovi itinerari. Atrium, che ha base italiana, che tratta l'architettura dei regimi totalitari in Europa. È un itinerario molto particolare perché ha avuto una base fondata sugli imprenditori dei vari territori, sono coinvolti soprattutto paesi dell'est.
La via Habsburg, sulle tracce degli Habsburg, il sentiero degli Habsburg, appunto gli Asburgo, che sono una delle famiglie più importanti nella storia d'Europa, e l'Art Nouveau, appunto questo filone artistico-architettonico che ha segnato la storia d'Europa. Come vedete, non ci sono delle regole rigide nella stabilire temi, modalità, oggetti. Le regole del Consiglio d'Europa riguardano il fatto di avere almeno tre paesi, toccare almeno tre paesi, di avere perseguito il tema comunque la cittadinanza europea. Ognuno di questi in qualche modo ha dimostrato di avere concretizzato attraverso questo tema la cittadinanza europea, avere un sistema di gestione democratico tra più paesi, con un gruppo di gestione riconosciuto che riceve una specie di patente europea che dura 3 anni e va rinnovato ogni 3 anni, e poi avere progetti per il turismo e la sostenibilità economica, quindi avere una capacità di sopravvivere a prescindere le situazioni che cambiano, quindi non legarsi semplicemente al momento della presentazione, ma andare oltre. Su questa base purtroppo ci sono delle carenze in termini strutturali. Fino all'altro giorno abbiamo avuto l'assemblea di tutti gli itinerari a Santiago, si discuteva sulla necessità di fare da noi una specie di segmentazione degli itinerari, stabilire quelli che hanno una priorità turistica, per esempio. La rotta dei Fenici, se prescinde dal turismo, non ha ragione d'essere, cioè ha problemi a sostenersi nei vari territori, perché per i nostri territori il turismo è l'unico sbocco che consente di valorizzare i patrimoni, anche se noi abbiamo le nostre reti culturali che funzionano. Altri itinerari, vedi gli itinerari monastici, hanno meno problemi da questo punto di vista. Hanno il loro bravo target che funziona, hanno i loro centri che sono sempre restaurati, hanno comuni che sono interessati perché hanno solo quello, quel monastero determinato, hanno il bookshop del monastero che in genere è in grado di sostenere le spese di tutto quello che si svolge all'interno. Altri itinerari, seppur religiosi, per esempio c'era l'itinerario di San Michele, San Michele, che toccava la Puglia per il Gargano, che purtroppo è stato cancellato e in fase di chiusura perché non sono riusciti a creare una struttura autosufficiente. E quindi da questo punto di vista sono venuti meno uno degli elementi del Consiglio d'Europa. Peccato, perché quello è un tema molto interessante, spero che qualche altro gruppo portatore di interesse lo possa recuperare. Ecco, sugli itinerari ora vi faccio vedere un documentario in inglese elaborato dall'Istituto Europeo in occasione della firma dell'accordo parziale che in questo momento gestisce il sistema degli itinerari e che racconta un po' cosa sono gli itinerari. Diversity and cultural identity across borders and across the centuries. These routes include the Hansa and one of its emblematic cities, Lübeck. Over time, what had started off as a straightforward network of German merchants developed into an impressive league of cities that for several centuries exercised power and control over trade and markets in the Baltic region. Thanks to the Hanseatic cities' trading, precious goods found their way into Europe from the north and east of the continent. The Hanseatic League
which some see as the forerunner of the European Union, is today a unique network of 176 major towns and cities spread across 16 countries, many of them on the UNESCO World Heritage List. Nine centuries ago, Robert de Molem founded the new monastery of Citeaux, based on the holy rule of St. Benedict. Ora et labora, pray far from the world and live from the work of your own hands. Starting in Burgundy in 1098, the Cistercian order rapidly spread across Europe, creating 750 monasteries and 1,000 convents. The European route of Cistercian abbeys is a tribute to this exceptional heritage. Among the finest pages of history written by the monks of Citeaux was the one on wine. Although the vineyard trail sponsored by the Council of Europe, obviously taking Burgundy and the famous Clos Vougeot, they now crisscross 18 countries, from the Atlantic to the Caucasus, from the Mediterranean to the Baltic, telling how the alchemy of wine has modelled Europe's landscapes, drawing on often centuries-old know-how and combining histories, tiny or epic, with more unforgettable vintages. Nowadays, thanks to wine tourism, over 20 million visitors a year discover the places and cultures epitomizing the civilization of wine, and often celebrate. Par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, c'est un grand plaisir et un honneur aussi de vous armer, Madame Chevalier de Tannay. Olive tree has marked both the landscapes and the everyday lives of the Mediterranean peoples. This mythical tree is sacred to all three of the monotheistic religions and is closely associated with their rites and customs. The olive tree routes were inaugurated in 1998 and are voyages of discovery created around this tree, a universal symbol of peace, reconciliation and dialogue. They involve cultural events and a variety of activities designed to highlight the history of this invaluable tree and also the numerous products derived from it, which stimulate economies based on local enterprises against a background of sustainable development. Mozart is usually associated with the cities of Vienna, Salzburg and Prague. A less well-known fact is that with the connivance of his brilliant librettist, Lorenzo da Ponte, he drew a great deal of his inspiration from Venice when writing Don Giovanni, which is a nod to another mythical character, Casanova, who played a major role in the composition of this opera. The Mozart ways cross the towns, cities and regions of 10 countries in which Mozart resided during his lifetime and offer an innovative approach, enabling his works and his life to be rediscovered through a wide range of artistic, educational and tourist activities. Some routes are more difficult, requiring determination and a good deal of energy. But Lorette, whom we encountered climbing the Great St. Bernard Pass, is afraid of nothing, not even the snow falling on this first day of June. Today, she has abandoned her medical practice to walk in the footsteps of the Archbishop of Canterbury, who travelled to Rome in the year 990 to meet Pope John the 15th. The 79 stops noted in the Archbishop's travel diary made it possible to piece together the main staging points along this route, which was first mentioned as the Via Francigena in 876. A little further on, just north of Turin, another pilgrim is heading for Rome. Spiegare prima se c'erano altri impegni o non dare la sala perché
Comunque approfitto di questa pausa per parlare su quello che abbiamo già visto. Come avete visto, le presentazioni riguardano temi diversi, ma in tutti emergono dati comuni. Le località, far vedere degli scorci, dei paesaggi, i prodotti del territorio, a prescindere il tema. Cioè tutti comunque fanno questo tipo di lavoro di valorizzazione di questi aspetti. Non secondario anche l'aspetto legato alla come dire, messa in rete, in particolare questo della Francigena che abbiamo interrotto, riguardava appunto i servizi che vengono dati ai pellegrini lungo questo percorso. Ora, in termini numerici, tocchiamo dati completamente differenti. Prima c'era Via Mozart che ha proposto Venezia, che è una delle città per cui passa, non è la città più importante però dell'itinerario, però Venezia da sola rappresenta un bacino di utenza molto importante. Tutta la Francigena, siamo sui 5.000 pellegrini all'anno, cioè non c'è un paragone numerico. Oppure l'itinerario ebraico, in occasione della giornata del patrimonio ebraico, fa 2 milioni di persone in 3 giorni, questi eventi che si svolgono a cavallo di questa data. Lo stesso patrimonio arabo, l'Andalus, la Alhambra, fa 2 milioni di persone all'anno. Quindi non è possibile fare un riferimento numerico. Stiamo elaborando, in collaborazione con le istituzioni europee, in particolare con la Direzione Generale Impresa che tocca anche il turismo, e con alcune reti universitarie che si stanno occupando di questo, dell'individuazione di indicatori per gli itinerari. Ma non si tratta di indicatori numerici, si tratta di indicatori di sostenibilità, che ci interessa di più, perché in termini di indicatori numerici, in una realtà, lo dicevamo prima, di 1.000 abitanti, non ci interessa portare 1 milione di persone, perché comunque stravolgerebbe l'identità locale. Ci interessa portare il flusso di persone che 1.000 abitanti sono in grado di sostenere, di valorizzare, e quindi di creare poi di una forma di sviluppo del territorio legandosi a questo. Da un altro punto di vista, mi rendo conto che nel momento in cui tu porti, mi ricordo anni fa, l'Opera Romana Pellegrinaggi in occasione della preparazione della beatificazione di Giovanni Paolo II, la pose in termini quasi di minaccia: vi porto tutti i pellegrini di Giovanni Paolo II sulla Francigena, perché i comuni non avevano attrezzato dei tratti che erano in difficoltà, diciamo così. Perché nel momento in cui, sapete bene i numeri che ha fatto la beatificazione di Giovanni Paolo II, mettere quel flusso di persone a piedi sulla Francigena significherebbe distruggere quelle località. Perché non potrebbero materialmente sostenerle, già la gente non ce la farebbe andare tutta sul percorso prestabilito, dovrebbero comunque andare in giro per i boschi, per le strade periferiche, eccetera. Quindi i termini che a noi interessano sono quelli della sostenibilità più che altro, perché parliamo sempre di realtà piccole, minori, con pochi posti letto, con numero di posti letto limitati. A maggior ragione in itinerari come per esempio la Rotta dei Fenici, che punta su dei segmenti particolari. Abbiamo appena concluso una progettualità con la Regione Sicilia per quanto riguarda itinerari archeologici subacquei, in cui sono i diving, soprattutto delle isole che sono interessati, che gestiscono questi servizi, che quindi hanno dei limiti numerici ben prestabiliti. Un diving può ospitare massimo 20 persone, cioè su un'isola ci possono essere 5, 6, 10 diving, ma non possiamo andare su migliaia di persone. Oppure sul turismo nautico, e lì c'è il problema delle portualità che non sono attrezzate per questo tipo di lavoro. Oppure andiamo addirittura su altre forme di turismo che noi neanche trattiamo direttamente, vedi il turismo croceristico. Abbiamo lavorato con alcune compagnie di crociere internazionali, però per esigenze di mercato, perché per noi il messaggio è al contrario, cioè qualunque forma di navigazione, di turismo di crociera crea un impatto in termini di ambiente, cioè noi siamo convenzionati con Legambiente, con le associazioni ambientaliste, quindi il messaggio, la capacità di carico di determinate località, anche se parecchi comuni, anche ora in Spagna, sai, se voi potete portare le crociere sarebbe una buona cosa, siamo d'accordo, però il turismo da crociera va selezionato. Per esempio si scelgono magari le compagnie che hanno delle barche più piccole, massimo 200 persone, per cercare di fare del turismo che abbia una ragion d'essere all'interno di un itinerario. Naturalmente le esigenze sono diverse, bisogna trovare sempre i punti di equilibrio, quindi questo è lo sforzo maggiore.
Ce lo dirà l'assessore quando possiamo riprendere, oppure facciamo magari a pomeriggio che siamo più liberi. Allora io direi quasi quasi di sospendere qua il documentario, lo vediamo con calma di pomeriggio, andiamo sulla presentazione PowerPoint, se non sbaglio la mia voce non disturba giù, quindi posso continuare. Allora, riprendiamo dagli itinerari del Consiglio d'Europa. Questo è il diploma che viene dato agli itinerari una volta che ricevono l'abilitazione, che noi conserviamo gelosamente non solo nell'ufficio di direzione, ma facciamo le copie per tutti i comuni, perché spiegano ai comuni che ognuno di loro ha ricevuto questo diploma nel momento in cui fanno parte di un itinerario. Punti chiave dell'itinerario culturale sono le problematiche di gestione. Andiamo sul tema della gestione, per esempio. Intanto i profili professionali, gli strumenti, le risorse umane, le risorse economiche, questi sono i problemi di tutti gli itinerari per la gestione. Profili professionali vuol dire che ancora oggi in Europa, ma nel mondo possiamo dire, non esistono titoli accademici, riconoscimenti giuridici che sono adatti per questo tipo di gestione. Tant'è vero che, d'accordo con diverse università, è nata nel frattempo una rete delle università che lavorano sugli itinerari culturali, stiamo elaborando delle attività di alta formazione destinate a giovani, meno giovani, che vogliono specializzarsi su queste cose. Noi riceviamo ogni anno, come Rotta dei Fenici, oltre 40 stagisti da tutto il mondo. Per ora c'ho una studente dell'IREST di Parigi, aspettiamo delle egiziane, norvegesi, messicani, perché non esiste una scuola su questi temi. Quindi, dove puoi imparare queste cose? Semplicemente frequentando, attraverso uno stage, per esempio, che deve tra l'altro essere abbastanza lungo, perché i temi sono talmente ampi che, per esempio, io ho delle esperienze di collaboratori che dopo 4 mesi che lavoravano alla rotta abbiamo capito qual è il nostro lavoro, perché un giorno si trovano a organizzare un evento, un giorno si trovano a progettare un territorio, un altro giorno si trovano, cioè sono elementi molto trasversali e ampi. Poi ci occupiamo dalla progettazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla progettazione, che ne so, di pesca sostenibile, che è uno dei temi, per esempio, che noi trattiamo, dovendo affrontare temi così diversi, e su tematiche che sono ancora oggi oggetto di ricerca. Cioè, su queste tematiche non è che è già stato stabilito tutto, anche la ricerca è in piena attività. Noi, i nostri documenti di lavoro sono ricerche fatte sul momento da università, da dottorandi di ricerca, eccetera, che con le loro ricerche contribuiscono a elaborare dei concetti. Di conseguenza, le risorse umane, all'interno degli itinerari trovate di tutto. Io vengo un po' dall'esperienza dei progetti leader, quindi vengo da un discorso di approccio bottom-up, con competenze giuridiche, perché sono i miei studi universitari, ma poi con applicazioni di marketing, sociologia e geografia. Cioè, queste competenze sono talmente trasversali che è difficile avere un'unica competenza. Di sicuro ci sono itinerari in cui ci sono dei botanici che si sono specializzati nella gestione dei rapporti con la comunità, per esempio, o archeologi che sono diventati bravissimi esperti di turismo. Si va verso delle figure sempre più miste, più ibride. Senza dubbio per noi è un'esigenza fondamentale sviluppare questo discorso con giovani, perché sono i giovani che possono investire di più adesso in una formazione specifica, piuttosto che anziani che devono riconvertirsi su delle attività. E allora abbiamo da un lato professionisti che vengono da settori diversi, che siccome non hanno trovato sbocchi fanno la formazione continua, lifelong learning, specializzandosi in altre attività. In particolare da noi vengono archeologi a fare questo lavoro, che si diventano tutt'altro, però le basi di archeologia sono fondamentali per capire il rapporto col patrimonio. In altri itinerari, per esempio l'itinerario Mozart, sono quasi tutti docenti di musica che devono imparare pure loro il marketing turistico, eccetera eccetera. Quindi anche questo è un elemento di differenziazione su cui noi itinerari chiediamo di creare un'omogeneizzazione di competenze, una specie di supermaster a rate, perché non possiamo lasciare gli itinerari per 6 mesi, però creare un'omogeneizzazione delle competenze. Dicevo, i giovani in particolare però per noi sono importanti, sia attraverso gli stage, sia per esempio progetti come questo, che consentono di entrare in contatto con persone che vogliono specializzarsi in questo settore, e siamo interessatissimi a collaborare con associazioni, gruppi di ricerca, come abbiamo fatto anche qua a Lecce, eccetera, perché questo è necessario oggi. Un esempio di questi lavori è la fotografia in basso a sinistra,
Questo è il corso per guide turistiche dell'Università Via Domizia di Perpignano. In Francia ci sono 5 università titolate a formare le guide nazionali. Con loro abbiamo fatto una convenzione per cui gli inseriamo un modulo di itinerari culturali, ma lo stesso ha fatto Rimini, ora lo sta facendo la Sorbona, lo sta facendo Barcellona, l'Università di Caen in Spagna, eccetera, per formare chi lavora in ambito turistico su come gestire un patrimonio locale con una visione di itinerario. Il che vuol dire che io sto spiegando un luogo, ma devo spiegare che questo luogo si collega direttamente con uno magari a migliaia di chilometri perché culturalmente è una linea artistica particolare oppure perché la storia portava in contatto questi due luoghi. Quindi non vedere il luogo fine a se stesso, ma metterlo in un contesto più ampio. Un altro aspetto importante, e dicevo prima, è quello della ricerca e formazione, di cui per esempio questo mio intervento qui è una parte. La ricerca che noi realizziamo in collaborazione con istituzioni che si occupano di questo, sia a livello accademico, eccetera, eccetera, ma anche a livello, per esempio, gruppi di ricerca di tour operator, oppure di, faccio un esempio, il nostro partner è l'Osservatorio Turistico delle Isole Europee, che sarebbero le Camere di Commercio delle Isole Mediterranee. Parole chiave, learning by doing, cioè chi viene a fare... Mi era successo una cosa simile una volta, quindi non il matrimonio, era la, registrava, facevano un film, quindi mi sono trovato nel mezzo di un film. Learning by doing, che sarebbe la formazione applicata realizzando le attività. Cioè, per fare un esempio, gli stagisti che vengono da noi non vanno a fare fotocopie, anche se ora non si usano più, ma vengono a lavorare, li portiamo a fare le riunioni con gli amministratori, a incontrare gli operatori, a progettare le attività, a scrivere un comunicato stampa. Quindi nel giro di poco tempo riescono ad acquisire delle competenze manuali, specifiche, pratiche, concrete. Servizio ricerca, prima dicevo, il collegamento con la rete Unitwin dell'UNESCO, di cui questa Università di Lecce fa parte, è una collaborazione tecnico-scientifica che è andata attraverso la ricerca iniziale e poi attraverso delle applicazioni. È una situazione che a noi torna molto utile perché vuol dire non avere un comitato scientifico ristretto, ma avere una rete mondiale di università che elaborano concetti su questi temi, i cui contributi possiamo anche in un certo modo indirizzarli. Per fare un esempio, i dottorandi di ricerca che vengono da questa rete concordiamo insieme con le università quali tipi di tesi fare in funzione delle necessità obiettive dell'itinerario. Vedi lo studio che ha fatto la dottoressa Zabbini dell'Università di Rimini sulla valorizzazione del patrimonio immateriale basato sul Cammino di Annibale, che è stato presentato alla conferenza di studi regionali, in cui si è elaborata una ricerca su come questi esempi di valorizzazione sono utili per le comunità locali. Ora questo tema lo sta riprendendo l'Università di Caen perché sta realizzando un percorso simile sulla battaglia di Bekola e quindi darà come tema di due dottorandi di ricerca proprio come la comunità si evolve parallelamente all'evoluzione di una destinazione turistica di questo tipo. Ma a livello di itinerario culturale abbiamo anche una formazione interna nostra. L'anno scorso, per la prima volta, il secondo Summer Seminar non si è svolto a Strasburgo, a Bruxelles, nelle capitali europee, ma sugli itinerari. Il primo itinerario prescelto è stata la Rotta dei Fenici, quindi l'anno scorso abbiamo ospitato questa formazione. Quelli che vedete sono tutti i gestori degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa che ci siamo trovati insieme per una fase di formazione, di aggiornamento, che è continuata quest'anno. Questa è la riunione che abbiamo fatto a Santiago de Compostela con in prima fila la direttrice dell'Istituto Europeo di Itinerari Culturali e la presidente del governing board degli accordi che gestiscono gli itinerari culturali. Andando alla Rotta dei Fenici, io uso la Rotta dei Fenici come test per poi lavorare insieme sulle attività da sviluppare in questo gruppo di lavoro. Alcuni messaggi. Marcel Proust: non abbiamo bisogno di nuove terre ma di nuovi occhi per guardarle. Effettivamente noi patrimoni, i siti archeologici, i musei, le idee sui patrimoni le abbiamo. Abbiamo i servizi turistici, perché nel Mediterraneo non mancano senza dubbio offerte turistiche, destinazioni, le nostre destinazioni. Un esempio giusto per darvi il taglio: noi abbiamo in Spagna la migliore destinazione legata alla Rotta dei Fenici è Ibiza, che detiene la maggior parte del materiale fenicio-punico in Spagna. In Italia uno dei nostri punti chiave è la provincia di Rimini, che lavora sul Cammino di Annibale. Quindi due delle capitali del turismo leisure internazionale che chiedono di lavorare su un itinerario culturale. Questo è un messaggio.
ve la dice lunga sulle prospettive che hanno questi tipi di mercato, per i mercati, questo tipo di iniziative. Quindi noi dobbiamo rileggere la nostra realtà, guardarla con un certo distacco e essere bravi a interpretarla e tradurla in un sistema efficiente che consenta di seguire un fil rouge che la gente possa percepire, dare un senso a questa visita, che non sia semplicemente un andare in giro per siti archeologici, in cui mi posso anche perdere. Un classico è far vedere, all'interno di un pacchetto di una settimana, 7 siti archeologici, senza dare un senso a questa visita, una differenziazione. Alla fine state tranquilli che le persone diranno: abbiamo visto un sacco di pietre. Non saranno in grado di leggere in un patrimonio inestimabile un messaggio che sia in grado di toccarli in qualche modo, a parte i primi che magari c'è un posto bellissimo, un'emozione alla Stendhal, dopodiché però a un certo punto c'è l'appiattimento, perché andiamo sempre a proporre le stesse cose. Il cambio che va fatto, poi ne vedremo una foto, è quello di interpretare questi patrimoni e gestirli secondo il genus loci, quindi differenziarli in base alle prerogative di quel luogo. Ma l'itinerario della rotta dei Fenici per il Consiglio d'Europa è anche l'itinerario del dialogo interculturale nel Mediterraneo, perché all'interno della rotta dei Fenici collaborano e operano soggetti provenienti da 3 continenti, perché tutto il Mediterraneo collabora alla rotta dei Fenici, dal Libano al Portogallo, dalla Tunisia alla Francia, ci sono gruppi che si occupano di valorizzazione del patrimonio, di turismo, di volontariato, eccetera, che collaborano per sviluppare questi modelli. Quindi di fatto già la nostra rete è un esempio di dialogo interculturale. Il tema ovviamente è la civiltà fenicio-punica, come vedete abbraccia tutto il Mediterraneo. I 2 righi in basso sono la citazione che ha fatto Patrizio Roversi nel documentario che vi proporrò di pomeriggio quando finisce il matrimonio: seguire percorsi invisibili, andare per luoghi per trovare insieme pezzi di un passato lungo il quale che è diventato il motivo del nostro presente, insomma il concetto è questo. Ecco, queste sono chiavi di lettura molto interessanti per noi per proporlo poi al mercato turistico. Prima ho parlato del servizio educazione, noi abbiamo lanciato sin dall'inizio proprio questo aspetto attraverso una rete di centri di pedagogia del patrimonio che sono alle volte dei musei, come il museo questo della Fondazione Orestiade Gibellina, che tratta il dialogo interculturale nel Mediterraneo. Ecco, per esempio noi facciamo lì delle attività, questo si chiama, è un'opera d'arte contemporanea che si chiama il tappeto volante, è fatto con le trame del tappeto, queste che vedete dall'alto verso il basso, sono dei fili di tappeto, quelli come se fossero dei cordoncini, su cui sono state inserite delle canne, per cui riproducono i tetti delle volte delle costruzioni andaluse, come ci sono in Sicilia, in Tunisia e in Andalusia. Dentro c'è un tappeto per terra, ci si siede lì e basta camminare che queste canne si muovono e fanno una musica. È un'opera interattiva su cui abbiamo sviluppato tutta una serie di attività pedagogiche, perché lì si cura anche l'arte contemporanea, quindi per esempio con il coinvolgimento di artisti contemporanei provenienti dalla Tunisia che hanno raccontato il dramma degli emigrati che sbarcano a Lampedusa, della vita e della morte, che ormai è diventato un filo molto sottile, perché la rotta dei Fenici tratta anche questo argomento. Noi viviamo il nostro tempo, noi non viviamo nel passato. Quindi la gente che viene in Sicilia chiede, perché li vede per strada, ma questi extracomunitari che stanno qua, come sono arrivati, quali sono le loro storie? Noi oggi le possiamo raccontare, perché non parliamo più del flusso degli albanesi che venivano solo per fame. Gli siriani che vengono oggi in Italia sono persone benestanti, che sono dovuti scappare per problemi politici. E vedrete ora cosa succederà col Sudan, con l'arresto di nuovo di Miriam, eccetera, eccetera. I cristiani spesso sono perseguitati da varie località e quindi questo crea dei movimenti di cui la rotta dei Fenici diventa in parte depositaria, che non dobbiamo subire come se fossero gli operatori, siamo tutti preoccupati, ora è pieno di extracomunitari. No, questo va vissuto, ogni cosa del luogo della criticità va vissuta in senso positivo. Noi siamo il paese del dialogo interculturale. Ai tempi di Federico II, ancora prima, di Ruggero il Normanno, Palermo era una città cosmopolita che ospitava tutte le religioni, convivevano tutte perfettamente. Anche oggi la Sicilia, l'Italia diventano delle regioni, la Spagna diventano dei paesi in cui è possibile convivere e progettare un futuro diverso, perché dobbiamo tenerne conto, non è che è una cosa momentanea. A parte il fatto che è stato calcolato che fra 100 anni non esisterà più il prototipo italiano,
cioè gli italiani saranno tutti come Balotelli, per esempio, quindi immaginiamo queste situazioni, quindi guardiamo a questi scenari, ma in altri casi per esempio sono degli uffici comunali, che cosa fanno i centri di pedagogia del patrimonio? Permettono l'incontro delle comunità, noi organizziamo gli incontri con le comunità, con gli abitanti, con le associazioni, i visitatori trovano lì non solo le informazioni ma anche il contatto con la comunità. Ma quale prodotto avete? Cosa fate voi di caratteristica? Avete delle tradizioni? E vengono coinvolte nelle attività. Per un turista partecipare all'organizzazione della Sagra Paesana è la cosa che può dare un'emozione unica al mondo. Cioè l'apertura è quello che contraddistingue. Io entro, veramente sono sull'itinerario. L'itinerario chi è? La gente che vive sull'itinerario. Ma anche le imprese che si riuniscono, che dialogano tra di loro, cosa che prima in genere non facevano, o che dialogano tra settori. Per esempio, uno degli aspetti più importanti è quando mettiamo in connessione settori che normalmente non collaborano, l'impresa e la scuola, per esempio. Allora fare delle attività insieme, licei, scuole superiori, con scuole professionali specialmente, con imprenditori. Questo, tra l'altro, facilita anche l'inserimento lavorativo dei giovani. In una comunità piccola si può fare tutto questo. Un esempio di questa attività è il Cammino di Annibale, che è il nostro percorso di terra più rappresentativo, lanciato nel 2008 insieme alla rete Unitwine dell'UNESCO come itinerario laboratorio. Cioè l'idea qual è? Abbiamo un patrimonio invisibile, che è quello della memoria di Annibale della Seconda Guerra Punica. Come si valorizza questo patrimonio? Allora da lì nascono tutta una serie di applicazioni. C'erano parecchi comuni in Italia e all'estero che avevano già fatto dei lavori, delle attività, li stiamo omogenizzando, diciamo così, e poi facciamo lo scambio delle esperienze, quindi l'esperienza virtuosa di una località diventa l'esperienza dell'altro e così via. La rete ormai è praticamente conclusa, pensate, ci sono voluti 6 anni per concludere questo lavoro, perché è un lavoro certosino, bisogna andare comunità per comunità, coinvolgere le persone, trovare il momento più adatto, quando trovi un amministratore più sensibile, eccetera, eccetera, trovare le risorse e così via. Ora sta nascendo una rete, è stata firmata una carta in Spagna qualche settimana fa per lanciare una rete di siti di eccellenza. L'idea è di creare dei laboratori a cielo aperto nelle località che hanno maggiormente sviluppato queste sensibilità, dove ospitare università, scuole, giovani che vogliono imparare come si fa. E questo meccanismo lo stiamo estendendo su scala europea attraverso la collaborazione con una rete di siti romani che si trovano dalla Germania fino al Mar Nero e dall'altro lato fino al Belgio. Dovunque c'erano accampamenti romani hanno sviluppato delle metodologie molto interessanti che noi vorremmo creare, che vorremmo sviluppare e mettere insieme in una rete a questo punto europea su questo tema. Faccio alcuni nomi. Il Teutoburgo, famosa per il film Il Gladiatore, ha un sito di visite strutturato in questa maniera e fa migliaia di visitatori all'anno. Non c'era niente, è un luogo di una battaglia. Oppure Carnutum, ai confini tra la Germania e la Repubblica Ceca, che fa quasi 600.000 visitatori all'anno. Anche lì tutto inventato, ma in funzione di uno studio, di una valorizzazione, di un'attività di ricerca che coinvolge le comunità locali. Nel Cammino di Annibale abbiamo sviluppato, come in tutta la rete, un'azione di qualità, sviluppando come livelli di cooperazione quello legato alle autorità di cui parlavamo prima, autorità nazionali, regionali, locali, ma anche piccole e medie imprese, il volontariato, che è fondamentale in questa fase qua, ma volontariato non inteso nel senso di coinvolgere le associazioni finché fanno comodo, poi quando c'è l'impresa si mettono da parte, ma come dei veri e propri di incubatore di impresa giovanile. Spesso le associazioni sono i luoghi dove i giovani convergono perché non riescono a trovare un sistema diverso di valorizzazione, allora partire dalle associazioni, molte associazioni fanno attività commerciale oggi, per fare un esempio, però siccome le attività commerciali in genere è meglio farle con le aziende, noi le utilizziamo più che altro per dare delle indicazioni e per mettere insieme le persone, quindi all'inizio è un discorso di volontariato ma propende verso la creazione di nuove imprese. E il mercato turistico internazionale. Quindi possiamo distinguere all'interno del tema di piccole e medie imprese e itinerari culturali due livelli fondamentalmente. Il livello locale, che è il livello di cui abbiamo parlato per esempio oggi quando abbiamo ragionato su cosa intendevate voi per itinerario, no? La vostra visione era il livello locale, in termini di destination management,
cioè la destinazione, la gestione della destinazione per attrarre turismo. Poi ci sembra dire l'assessore, può abbassare il volume un attimo. Il bottom up, cioè le metodologie di coinvolgimento, i sistemi locali. Questi sono i tre livelli iniziali su cui fa riferimento il livello locale in cui possiamo sviluppare il local di itinerari culturali. Poi c'è il livello globale, l'international management, la gestione internazionale di tutto questo, che era l'elemento che vi mancava nella vostra rappresentazione di questa mattina. Il networking, la capacità di fare rete non solo delle organizzazioni a monte, ma anche a livello locale, che in questa maniera possono entrare in collaborazione con le altre realtà. Ora, attraverso la rotta dei Fenici vedremo meglio questi aspetti qua. Di sicuro è il passaggio dal local al cosiddetto global, questa parola, questo neologismo che è l'incrocio tra global e local. Io svolgo un'attività sul mio territorio locale, piccolo, ridotto, ma tutto quello che io faccio nel mezzo al Salento lo viene a sapere tutto il mondo. E soprattutto diventa un contributo per la crescita di altre località che seguono lo stesso principio. E al contempo io posso approfittare dell'esperienza di altri per far crescere queste realtà. E il lavoro, per esempio, che abbiamo avviato anni fa con il comune di Canne, di Barletta, per Canne della Battaglia, hanno firmato un accordo di collaborazione con Turo sul Trasimeno, che già da anni sviluppava questa metodologia. Poi c'è stato il cambio di amministrazione comunale, comunque contiamo di riprendere il percorso avviato tempo fa. Il sistema di qualità poi si traduce anche in reti operative. Fondamentalmente le reti più importanti quali possono essere? Il welcome e l'ospitalità. Abbiamo messo insieme accoglienza e ospitalità perché in effetti spesso sono un tutt'uno. Spesso la gente, il visitatore, conosce il territorio attraverso la struttura dove dorme, che gli dà informazioni, che gli dà servizi di vario genere, che magari gli dà, la va a prendere pure in aeroporto, attenzione, capitano queste cose. Il food, quindi tutto quello che è cibo, gastronomia, valorizzazione dei prodotti, eccetera, eccetera. I servizi, per servizi intendiamo tutto il resto. Nell'offerta turistica anche il gommista ha un ruolo. Perché se io sono con la macchina e buco una gomma, ho bisogno del gommista, ho bisogno del meccanico per un intervento particolare. Quindi creare comunque un coinvolgimento di tutti i servizi che offre un territorio è fondamentale. Parliamo di guide, parliamo di autobus, parliamo di affitto mezzi di vario genere. E ovviamente la rete di offerta culturale, un po' quello che si diceva prima, stamattina proprio all'inizio, quando parlavamo di circuiti culturali, itinerari culturali uguali circuiti culturali. Anche la rete di offerta culturale è fondamentale. Ecco, da questo punto di vista, per esempio, la Rotta dei Fenici sta lavorando già da 2 anni su un network dei musei del Mediterraneo. Siamo quasi arrivati. Quanto prima ufficialmente presenteremo questa rete a cui stanno aderendo i più importanti musei del Mediterraneo. I servizi che daremo loro lo vediamo in una scheda specifica, quindi lo vediamo ora fra un poco. E sulla destra trovate il tema che abbiamo trattato già diverse volte, quello del facilitatore territoriale, della figura che diventa l'evoluzione della guida. Noi regolarmente, a parte che abbiamo associazioni di guide nazionali dentro la Rotta dei Fenici come membri effettivi, dall'inizio della nostra attività collaborano con noi, ma specialmente con le associazioni regionali organizziamo della formazione specifica. Perché? Come dicevamo prima, come per i giovani che studiano per diventare guide, anche le guide già in attività devono sapere come collegarsi col resto del Mediterraneo. In particolare su temi che sono trasversali, per esempio l'Associazione delle Guide del Libano ha proposto della formazione, un viaggio di formazione per le guide del resto del Mediterraneo per far conoscere le origini della civiltà fenicio-punica, fenice in quel caso. Oppure i tunisini stanno lavorando per fare conoscere il mondo africano, che, non so se lo sapete, è fondamentale per capire il mondo romano. Se tu vuoi capire la storia di Roma, devi andare in Africa, non devi vederla a Roma. Perché in Africa ci sono le città intatte, bellissime, meravigliose, in fase della piena evoluzione dell'impero romano. Ovviamente, i tour operator. Abbiamo sviluppato con parecchi tour operator scambi di esperienze. Ovviamente non tutti i tour operator sono pronti a questo tipo di lavoro, soprattutto perché ancora oggi, come dicevo prima, l'itinerario culturale non è un prodotto turistico puro, non è quello che fa il numero. Allora collaborare con i tour operator vuol dire cominciare a
traghettare il flusso turistico culturale dal sistema tradizionale a un sistema evoluto che consente di applicare certe metodologie di cui ho parlato prima. In questo momento lavoriamo con tour operator di questi paesi e stiamo sviluppando altre collaborazioni in altre, tipo a Cipro, Cipro, in Croazia e in Grecia. Un'applicazione di questa collaborazione con i tour operator sarà il nuovo travel blog che presenteremo, penso a settembre, finanziato dai tour operator, cioè a noi non costa niente. È uno strumento, questa è un'attività che abbiamo fatto a novembre con, questi sono travel blogger del settore ciclistico, cicloturismo, che hanno partecipato alla nostra presentazione del Cammino di Annibale che abbiamo fatto in Umbria a novembre. Lo scopo era di cominciare a lavorare con i travel blogger perché riteniamo che siano il miglior sistema di comunicazione che noi possiamo avere in questo momento. Conoscete un po' come funziona un travel blogger, sono delle persone normalissime che viaggiano per conto nostro e ci raccontano i loro viaggi. Ecco, più gente li segue, quindi hanno fatto dei gruppi di ascolto, più ricevono contributi da sponsor, eccetera, e quindi di conseguenza sono finanziati in questa maniera. Questo è il modo nuovo di fare promozione, per esempio. Noi collaboriamo con la rete europea Travel Blog United, però allo stesso tempo stiamo lavorando per un nostro travel blog che si chiamerà What Advisor, West of Tir Travel Blog, perché tutto il nostro prodotto è ovest di Tiro. Abbiamo pensato di dare un'indicazione geografica, i Fenici a ovest di Tiro, quindi non possiamo sbagliare. Anche l'acronimo What Advisor suona bene, What suona anche come per dire che cosa, allora già è un'idea, come dire, del nostro webmaster che ci ha proposto, è advisor. Il termine advisor oggi spesso si associa a TripAdvisor. TripAdvisor ha fatto una rivoluzione, che è quella di mettere il visitatore finalmente, discorso che abbiamo fatto prima, al centro dell'interesse. Non è il tour operator, non è la destinazione che si autoelogia, ma è il visitatore che valuta la destinazione. Purtroppo ci sono delle devianze, ci sono vertenze in corso, già cause che hanno portato a pagamenti di danni notevoli, perché è un sistema che non si riesce a gestire perfettamente, a controllare. Noi vogliamo lanciare l'idea che i tour operator promuovono ognuno per il proprio pezzo un tratto della rotta dei Fenici, quindi sono uno o più tour operator per ogni tratto nazionale o regionale. Allo stesso tempo i turisti possono dialogare con la rotta dei Fenici attraverso un blog di dialogo. Ma allo stesso tempo i territori possono proporsi, perché per ogni percorso ci sarà lo spazio per gli operatori di entrare sul portale pagando un contributo che serve per pagare le persone che materialmente lo gestiscono, quindi parliamo di cifre assolutamente abbordabili. Per ora non vogliamo trattare la fase commerciale perché sarebbe un impegno notevole che non possiamo permetterci in questo momento, però diamo il link dell'albergo, del ristorante, eccetera. Basato su che cosa? Su un disciplinare di qualità. Quindi diventa anche lo strumento con cui noi gestiamo la qualità di chi aderisce a questa proposta. È una sperimentazione a livello europeo, se va bene ve lo faremo sapere, potrete anche utilizzare questo modello, perché si presta a tutte le realtà. Cioè in questa maniera noi che facciamo? Indirizziamo la qualità degli operatori, gestiamo l'offerta. Gli operatori sono interessati perché mentre se vanno su un qualsiasi portale commerciale, Expedia, Booking.com, eccetera, eccetera, pagano una cifra altissima di ingresso, devono rilasciare un'altissima percentuale sulla prenotazione e per giunta devono tenersi con i prezzi bassi per essere nelle prime pagine. Nel nostro caso, visto che noi selezioniamo sulla base delle qualità, avremo una pagina e basta, quindi tutti vanno in prima pagina, pagano un contributo minimo che loro neanche se ne accorgono, centinaia di euro all'anno, e allo stesso tempo contribuiscono a creare un servizio che funziona, che dà tutte le informazioni sugli alberghi, sui servizi, potendo inserire all'interno di questo percorso anche dei circuiti di un certo tipo. Per esempio, per la ristorazione possiamo lanciare dei circuiti tematici. Ristoranti dell'olio, ristoranti del carciofo, non lo so, mi invento ora sul momento dei temi, che poi diventano parte, oppure per esempio, facciamo l'esempio della Sicilia, però una cosa che è molto gettonata è il ristorante di Montalbano. Ma tutti si promozionano da soli, in questa maniera lanciamo noi una certificazione di qualità, oppure per esempio noi abbiamo avuto l'adesione di reti ristoranti, uno si chiama L'Altro Mare, uno si chiama Il Pesce Dimenticato,
perché valorizzano il pesce che normalmente non viene buttato, che è buonissimo, eccetera. Un altro si chiama ristoranti della tradizione tipica, quindi che si sono autoimposti delle regole. Quindi ci sono vari sistemi per creare poi sul tema gastronomico dei percorsi specifici. Questi sono i filoni su cui si finanziano queste attività, cioè noi utilizziamo questi strumenti per finanziarci, cioè l'obiettivo è questo, perché i tour operator coprono le spese di gestione, gli albergatori, i ristoratori coprono le spese del personale di gestione dell'itinerario, a quel punto è un sistema che si sostiene da solo. Non dobbiamo più andare a chiedere il contributo al comune, alla provincia, alla regione, eccetera, a meno che non si tratta di progetti. Sui progetti poi si va nello specifico. Analizzando il marketing di tutto questo, analizzando in particolare due canali, il canale diretto lo seguiamo attraverso il servizio educazione, perché la gente va direttamente sul territorio, incontra gli operatori che sono in comune per comune interessati, quindi è un sistema di incontrare direttamente domande e offerte. Il web, con tutti questi strumenti che abbiamo visto, il portale turistico piuttosto che quello tradizionale, club di prodotto, perché nel momento in cui lavoriamo, per esempio, abbiamo un discorso avviato con le Proloco d'Italia, di fare un'offerta speciale per le Proloco, ma abbiamo ospitato recentemente gruppi archeologici d'Italia che chiedono di collaborare su determinate destinazioni e così via. Abbiamo possibilità di spaziare le scuole, non dimentichiamo le scuole, c'è un discorso specifico. E un obiettivo che è quello di lavorare sui gruppi di acquisto. Sapete, i gruppi di acquisto sono nati soprattutto per le merci. Noi vorremmo adattare questo modello per il turismo, cioè scegliere una località che in bassa stagione non riesce a raggiungere performance, convincerli a crescere, a proporre un prodotto flessibile. Se occupiamo su 1000 posti letto, ne occupiamo 100, il prezzo sarà tanto, se ne occupiamo 200 sarà tanto, se occupiamo 1000 sarà bassissimo. Quindi invogliare la gente non solo a prenotare la propria vacanza, ma a convincere l'amico ad andare in vacanza nello stesso posto, che è una metodologia totalmente inapplicata, quindi potrebbe essere per la bassa stagione molto interessante, specialmente per i senior. Il canale indiretto è quello dei tour operator, dei clusters, dei gruppi, clusters, eccetera. Uno strumento che in nostro aiuto la Commissione Europea organizza già da 3 anni, e Ferrol è finito la scorsa settimana, il Crossroad Europe, che è una specie di fiera riflessione su queste tematiche per presentare gli itinerari culturali ai tour operator. Quindi è una metodologia di comunicazione, come dicevamo prima, tra abitanti e visitatori, perché si crea questo contatto. Noi vorremmo eliminare per sempre modi di dire come un ristorante per turisti, come per dire un ristorante, lascialo perdere, perché la gente viaggia per visitare le comunità, vuole conoscere la gente del posto, vuole mangiare dove mangia la gente del posto, non vuole andare in locali ghetto dove non c'è un contatto con la comunità o che magari gli propongono gli stessi piatti che troverebbero da qualunque altra parte, vorrebbero provare le stesse cose che mangiano gli abitanti del posto. Tra portatori di interesse, come abbiamo visto prima, questi scambi, questi incontri, i forum nei gruppi di pedagogia del patrimonio, tra stakeholders soprattutto, un po' quello che sta avvenendo oggi qua, in cui diversi stakeholders si confrontano su varie tematiche. Riconquista del territorio, perché appunto attraverso queste storie noi possiamo dare una nuova apertura al territorio. Dicevamo prima la rete dei musei, in collaborazione con ICOM, di cui siamo partner da diversi anni. L'idea è di implementare una rete lanciata nel 2009, che era una rete di musei del mare, con 40 musei di tutta Europa, svilupparla sui temi ulteriori che vedremo dopo, i topics mare, archeologia, dialogo interculturale, con strategie comuni di marketing culturale. Si è parlato di fare per esempio una card di sconti per entrare in tutti i musei che fanno parte della rete. Voi immaginate, siete dei viaggiatori appassionati di Mediterraneo, di cultura mediterranea, avete questa card che vi dà uno sconto in tutti i musei, in tutti i paesi del Mediterraneo, quindi già è un vantaggio non indifferente. Una web platform comune in cui offrire dei servizi all'esterno e all'interno. Quindi per esempio una specie di museo virtuale del Mediterraneo in cui esporre per ogni museo una scheda che dice quali sono i suoi patrimoni più importanti, come collegarsi con questo per la ricerca, per la visita, eccetera, eccetera. Si può arrivare un domani anche a una visita virtuale, specialmente per le località, come succede ora, che ci sono difficoltà. Vedi quello che è successo in Egitto qualche anno fa. Ma vuol dire anche uno strumento con cui creare delle forme di formazione a distanza per il personale, sui temi dell'educazione, della custodia, del restauro, eccetera, eccetera.
Quindi un'educazione all'heritage comune, training e formazione era prima, e il coordinamento di tutto questo. Questi sono dei servizi che noi possiamo offrire ai musei semplicemente creando una rete. Musei vuol dire, stiamo parlando dei musei più importanti che esistono in questo momento nel Mediterraneo. E su questa cosa, per esempio, ci ha contattato la società che gestisce in questo momento la vendita online dei biglietti del Colosseo e del Louvre, che sono interessati. Solo loro fanno 7 milioni di contatti all'anno. Quindi appena io metto il comune di Battelapesca, sperduto nelle campagne, eccetera, eccetera, e la metto su un sito del genere, vuol dire che 7 milioni di persone sanno che esiste quel comune e che ha quel patrimonio, quella particolarità. In termini di comunicazione abbiamo raggiunto il nostro risultato. Ora, lo stesso lavoro lo facciamo a livello di comunicazione tradizionale. Questa è la pubblicazione che il Touring Club ci ha dedicato nel 2009 a tutti gli itinerari del Consiglio d'Europa, e l'hanno regalata a tutti i soci, nel pacco soci. Era una specie di sintesi dei vari itinerari, è diventato una specie di catalogo. Dall'altro abbiamo un numero di plein air, questo numero del 2010 dedicato alla rotta dei Fenici in Africa, in Tunisia, perché abbiamo avviato con le autorità nazionali di questi paesi uno scambio di collaborazione, per cui noi portavamo in diversi momenti dei giornalisti e poi dei tour operator. I giornalisti programmavano l'uscita dei loro servizi in un certo periodo dell'anno, i tour operator hanno preparato i pacchetti nello stesso periodo, quindi tu avevi in edicola, si parlava di queste cose, andavi in agenzia e trovavi il pacchetto. Risultato che per la Tunisia abbiamo avuto 20.000 prenotazioni in 3 settimane. Purtroppo tutto vanificato dalla rivoluzione. Però il metodo ha funzionato, per cui c'erano tutti gli alberghi contenti che avevano 20.000 prenotazioni e di un livello abbastanza alto, perché sapete bene c'è un problema anche di target di questi paesi, e quindi eravamo riusciti a proporre in un certo modo. Ora, lo stesso meccanismo, per esempio sul numero di plein air di giugno troverete il trasimeno, nel numero di luglio c'è la presentazione dell'evento di cui parlavo prima, quello sul trasimeno. Ecco, con plein air ogni anno facciamo 2-3 articoli che riguardano i nostri itinerari sparsi nel Mediterraneo. Ecco, questa collaborazione con gli organi di stampa risulta molto interessante, quindi un consiglio che do, a prescindere l'itinerario, le attività che si vanno a fare, è avere un ufficio stampa efficiente in grado di gestire questi rapporti, perché non tutte le riviste chiedono soldi per mettere, per fare un articolo. Quindi, avendo i dovuti contatti, non solo riviste, televisioni, nazionali, internazionali, eccetera, eccetera, è possibile farsi conoscere, i blogger di cui parlavamo prima. Questa è un po' la sintesi della nostra Rotta dei Fenici, questa visione del Mediterraneo che da Oriente verso Occidente ha portato questa civiltà. Giusto per promemoria, ai Fenici viene attribuita non solo l'invenzione dell'alfabeto, la navigazione notturna, l'invenzione dei lavori col vetro, la metallurgia, eccetera, eccetera, ma anche alla costruzione, per esempio hanno costruito il Tempio di Salomone, l'utilizzo del legno, eccetera, ma anche avere portato in Occidente il vino, l'olio, il sale, la pesca del tonno. Cioè parliamo di cose che ancora oggi sono veste di un territorio su cui è possibile creare una storia, un racconto molto interessante. La gestione internazionale della Rotta dei Fenici avviene attraverso una confederazione che abbiamo costituito soltanto nel 2011. Prima c'era un GEI, un gruppo europeo di interesse economico, poi abbiamo dovuto cambiare la struttura perché ci costava troppo. È una rete di reti, è una rete di secondo livello. Questo riassume un po' anche i discorsi che facevamo prima, dall'ambito locale all'ambito globale. Facciamo l'esempio dell'Associazione Italiana, che è stata la prima, creata nel 2004. Ci sono 3 reti all'interno della stessa associazione: i territori sardi, i territori siciliani e il Cammino di Annibale. Quindi ognuno di questi territori elabora le proprie strategie autonomamente. Decide pure se mettere delle quote, come finanziare le attività, eccetera. È come se fossero all'interno della stessa associazione dei gruppi di lavoro. Tutte e 3 convergono su un'unica associazione. Però questo vuol dire che i progetti sviluppati all'interno di ognuno di questi ha un valore territoriale. Rotte Fenici in Sardegna sono 12 comuni, in Sicilia sono 10 e così via. Lo stesso sta facendo la Spagna con la recente carta di Caen, che delibera la creazione di questo gruppo di itinerari, itinerari fenicio-punici, che in genere sono quelli della costa, gli itinerari del Cammino di Annibale, che invece è più nell'entroterra, e quello degli Iberi, che è ancora più all'entroterra. Quindi è come se fossero 3 itinerari dentro la stessa organizzazione.
in attesa che poi, sviluppando le attività, serva per esempio sviluppare delle cose separate, allora a quel punto si creeranno delle associazioni specifiche. Fino a quel momento non necessita, quindi lavoriamo in un unico contenitore, perché effettivamente le metodologie sono le stesse. Cioè sul cammino di Annibale si lavora sulle battaglie, sui liberi parliamo di siti archeologici, come nel caso dei Fenici. E quindi è possibile sviluppare dei gruppi di interesse di differente valore. In altre realtà, per esempio in Grecia, il Dromos των Phoenikon è una rete più limitata, perché ovviamente lì il tema è quello dei greci, però per esempio il governo greco ci ha chiesto di lavorare sulla rete delle città greche del Mediterraneo, all'interno della rotta dei Fenici, perché non è che è detto che esisterà un itinerario dei greci, uno degli romani, uno dei bizantini. Potrebbero restare quelli che sono, a quel punto almeno hanno uno spazio e la nostra certificazione torna utile. Ecco, per esempio per l'Italia a settembre lanceremo la rete degli Etruschi, dentro la rotta dei Fenici, su cui lavoreranno le città della Dodecapoli etrusca, sviluppando reti di musei, reti di operatori, reti di offerte, eccetera, eccetera. Anche lì una rete all'interno del meccanismo. In Francia abbiamo un'associazione che opera in tutto il sud della Francia, in Turchia abbiamo un'associazione che sta sviluppando dei partenariati molto interessanti, a Malta molto piccola, ancora più facile. Nel Maghreb, in Tunisia, abbiamo sviluppato un'associazione che riguarda tutto il Maghreb per le difficoltà a operare in paesi come l'Algeria, la Libia, ma per esempio ora in Marocco stiamo firmando delle convenzioni che ci consentiranno eventualmente di creare una rete indipendente che lavora più con la Spagna che con gli altri paesi arabi, paradossalmente. In Libano abbiamo una rete già efficiente, anche se la visione dei libanesi è più commerciale, per cui lavoriamo più col ministero che con i privati. In Palestina abbiamo una bella rete che per noi è un motivo di vanto, perché abbiamo sviluppato con loro delle cose particolari legate alla situazione particolare della Palestina in collaborazione con Israele. Poi abbiamo le reti trasversali, l'osservatorio turistico delle isole europee, delle camere di commercio di cui ho detto prima, che si occupa di ricerca e di gestione, per esempio, del sistema delle portualità, eccetera, eccetera. Il coordinamento Agenda 21 locali, che è la rete che si occupa dei, sono oltre 200 comuni, che sviluppano strategie di sostenibilità in ambito turistico, capofila la provincia di Rimini di cui parlavo prima. La rete ERT del turismo responsabile in Europa su sollecitazione dell'ITR, l'Associazione Italiana Turismo Responsabile, che ha promosso, anche perché il presidente è lo stesso, per ora il presidente di ERT è il presidente dell'Associazione Italiana. Le nuove reti su cui stiamo lavorando, Cipro, Portogallo, la rete delle Saline Mediterranee e gli Etruschi, che vi dicevo prima. Quindi questo meccanismo, che cosa sta facendo? Sta mettendo insieme queste persone, ecco degli esempi di riunioni, di attività, vedete, un insieme di paesi che sviluppano quest'idea partendo dal locale. Cioè tutti condividiamo la dimensione locale, ma tutti siamo nella dimensione globale. Ed è veramente interessante. L'anno scorso abbiamo fatto l'assemblea generale in Sardegna, a Pula, è venuto pure un rappresentante dell'Associazione Pulci di Procuste e ha potuto vedere una riunione in cui c'erano delegazioni di 14 paesi che discutevano la gestione del patrimonio naturale, la gestione del patrimonio culturale, politiche europee per il territorio, in un momento anche di scambi di idee, di ricerca, eccetera, eccetera, con la presenza di istituzioni europee e quant'altro. Questi eventi noi li chiamiamo dialogo euromediterraneo, non la chiamiamo assemblea generale, poi sottotitolo assemblea generale, ma in effetti è il momento di dialogo di cui vi parlavo prima. Sono diverse edizioni dal 2006 ai giorni nostri. Queste sono le immagini del 2000 dell'anno scorso, a Pula, vedete una sala piena di gente, tutti delegati della rotta dei Fenici, che parlavano lingue diverse e che però condividono programmi, idee, che nel momento in cui si incontrano sviluppano anche progetti comuni, che non per forza devono passare attraverso la direzione generale, ma vengono gestiti in maniera sinergica e collaborativa. Ma ci sono anche le riunioni degli steering committee, dei comitati direttivi, questa per esempio è la riunione del network italiano, lì ha partecipato, lì è nata l'idea di fare una convenzione con Legambiente, perché la delegata di Legambiente dice qua c'è tutta l'Italia, erano presenti delegati di 12 regioni italiane, ognuno con le sue esigenze di comune. Io ho un problema del traffico che mi crea problemi, su questa la discutiamo come sviluppare. Ecco, queste sono le occasioni in cui scambiare le esperienze. Guardare in alto, alzare la testa e guardarsi intorno, guardare lontano. Un altro strumento che abbiamo dovuto creare per comunicare tutte queste è il blog dei Fenici, in cui noi comunichiamo le attività che sono in corso, perché mi veniva difficile comunicare a tutti in tempo reale quello che stiamo facendo. Abbiamo un gruppo Facebook molto frequentato, ma è soprattutto destinato agli appassionati,
mentre sul blog abbiamo la comunicazione, tra virgolette, istituzionale dell'itinerario. Ed ecco alcuni esempi di attività. Ponte Latone, sapete dove si trova? Provincia di Caserta. Un sito nella provincia più interna di Caserta, non la Terra dei Fuochi per intenderci, una zona verde a confine col Molise, ricca di produzioni tipiche, eccetera, eccetera. Un'associazione di volontari, un gruppo archeologico, sulla base di analisi, di indagini, dice che lì c'è un sito sannita, la capitale dei Sanniti, popolo centro italico molto famoso che ebbe a che fare con i Romani, con Annibale, eccetera, eccetera. Per cui, grazie a un finanziamento regionale di cui riescono a percepire una percentuale minima, organizzano dei campi di scavo e scoprono questa città che vediamo qua. Questa porta è la più grande porta megalitica dopo quella di Micene. Qua sotto passò Annibale, lo dicono le fonti, trovata da volontari. La sovrintendenza crea qualche problema, perché non era venuto dalla sovrintendenza, si risolve tutto grazie al Ministero. Oggi è un parco archeologico fruibile gratuitamente, i ragazzi dell'associazione hanno fatto un sistema di lettura QR code, quindi tu hai tutte le informazioni, perché non è possibile tenere delle guide permanenti lì perché non ha questa visibilità. La fotografia in basso sono io col sindaco e il presidente dell'associazione a fare sopralluoghi sulle montagne vicine, perché la capitale dei Sanniti era difesa da un sistema di montagne su cui la comunità montana ha fatto già i percorsi natura, come percorsi natura, gestiti benissimo, tutti segnalati, gestiti per bene, in cui è possibile leggere i brani delle fonti storiche su Annibale e vedere i luoghi dove si svolsero gli episodi. Per esempio, lì stiamo andando nel luogo famoso dei buoi, che lui era andato a fare delle scorrerie nella zona di Capua, i Romani l'hanno inseguito, gli hanno creato una specie di muro per bloccarlo al suo rientro, e eliminarlo definitivamente, lui che fece mettere intorno alle corna dei buoi delle fascine, gli diede fuoco e lanciò questi buoi lungo la collina, i Romani pensarono che fossero degli spiriti e scapparono e lui passò tranquillamente dove doveva subire l'agguato. Questo è ancora oggi visibile, c'è un luogo, una specie di fortezza naturale dei Sanniti, tu ti metti lì, leggi il brano, allora lui era lì, i Romani erano qui, tu vedi tutto. Allora a questo punto è possibile raccontare, questa ecco una delle storie di cui parlavamo prima, una storia che racconta ai turisti, magari facendo assaggiare una bella mozzarella di bufala fatta dal... queste idee, ecco, la riunione qua in basso, vedete la gente seduta ai tavoli, sono produttori, c'è il sindaco, io, il presidente dell'associazione, produttori locali, di olio, di vino, di formaggi, i ristoratori, eccetera. Ognuno, siamo in un ristorante. Quando abbiamo parlato di queste metodologie, loro dicono, io, per esempio, io ho il ristorante, vengono la mattina alle 8:30, qua andiamo a fare la spesa, gli insegno come si fa la spesa in un mercato tipico meridionale, poi andiamo a raccogliere le erbette che servono per il cibo di oggi, poi andiamo in cucina e prepariamo il pranzo, poi lo consumiamo, poi di pomeriggio prepariamo il dolce. La gente cerca anche queste cose e sono pronte a pagare tanto, perché avere una lezione di cucina in una grande città costa molto di più che trascorrere una giornata di vacanza in un posto come questo. Non solo, mangiano roba genuina, quindi sono interessati poi a comprarla, se la fanno mandare a casa e crei indotto, perché nel comune 1900 abitanti tu hai tutte queste cose qua. Alla fine di questo percorso mi hanno detto, senti, ma noi avremmo bisogno però di certificarci in qualche modo, come facciamo? Dico, benissimo, facciamo un disciplinare di qualità, stabiliamo con voi le regole e voi stessi vi imponete il controllo. Appena uno di voi sgarra, va fuori dal percorso stabilito, voi stessi dite tu non fai più parte della rete. Quindi tutta la pubblicità, la visibilità di questi luoghi, eccetera, eccetera, passa attraverso questo accordo su cui stanno ancora lavorando. Ma l'idea è che non sia semplicemente una certificazione del prodotto che noi non possiamo fare, ma sia una certificazione della rispondenza con i requisiti, poi di pomeriggio lo vediamo meglio quando elaboriamo questo disciplinare sui prodotti che può diventare la base di un lavoro anche qua, cioè il Salento da questo punto di vista offre molto. Ecco, esempi come questa, noi li replichiamo altrove, questa per esempio è l'Università Turistica City Drift di Cartagine che sta seguendo, la scuola alberghiera, scuola di master turistica eccetera, sta seguendo questi principi per creare un circuito di Cartagine nella stessa maniera. Cioè non è che queste cose non sono ripetibili altrove, a questo punto ti ritrovi con un marchio di qualità Cartagine di prodotti che ovviamente non sono punici perché è passato troppo tempo, ma che comunque risponde a requisiti di qualità.
Quindi dall'idea della rotta dei Fenici, questo circuito di percorsi nautici che in genere costeggiavano le coste, eccetera, eccetera, si arriva a una rete di percorsi turistici, questa è la base attuale, però per esempio qua già manca l'ultima che abbiamo coniato 2 settimane fa a Pontevedra, in Galizia. Abbiamo lanciato l'itinerario delle Cassiteridi, che era il percorso fatto da Milcone, personaggio storico cartaginese, che arrivò fino in Inghilterra. I cartaginesi, i punici, arrivarono in Inghilterra perché c'erano le miniere di oro e di stagno. Ma già nel nord della Spagna, nella zona della Galizia, ci sono già miniere d'oro che furono frequentate da Cesare quando la Repubblica Romana era in crisi economica e venne a fare spesa di oro spagnolo con delle triremi. C'è tutta una letteratura su queste cose. Si è preferito parlare delle Cassiteridi perché era un messaggio più mitologico, diciamo così. Queste Cassiteridi sono state individuate in diversi posti. Oggi si dice che sono le isole Scilly o forse la Cornovaglia. Ma il che vuol dire? Che è il nuovo percorso atlantico della rotta dei Fenici. Infatti stiamo già trattando col governo portoghese per fare dalla Cadice, nel sud della Spagna, una circonnavigazione che tocca tutte le coste atlantiche di Portogallo e Spagna, passa dalla Bretagna, dove esistono scavi sui Fenici, e arriva fino in Inghilterra. Percorso di mare. Quindi con la possibilità di coinvolgimento di compagnie di crociera, per esempio il discorso di prima, che sono interessate a fare questo tipo di lavori, perché già loro vanno in quei porti. Ma ovviamente a noi interessano di più altri tipi di segmenti su cui lavorare. Quindi questa è la divisione in percorsi. Prima parlavo per esempio che i tour operator lavorano per percorso, ecco, per esempio noi abbiamo per ogni percorso individuato dei tour operator con cui collaborare, che diventano gli apripista di un lavoro, e per ogni percorso facciamo le reti di operatori. Quindi il ragionamento che si faceva prima del percorso locale, in questo caso sarebbe uno di questi qua, o addirittura una parte di questi qua. Quindi interessante poi l'applicazione, come mettere insieme i partner di un itinerario culturale, discorso che riguarda altri itinerari in fase di costruzione. Alcuni esempi di cose che ci dicono che cos'è la rotta dei Fenici, a parte l'iscrizione che si trova in una libreria di Madrid, essere colti per essere liberi. Questo è un francobollo del Libano del 1997, che tratta appunto, racconta la rotta dei Fenici. Vedete, c'è la nave Fenicia che va verso il Mediterraneo, attraverso le frecce vediamo quale altre località, portando che cosa? L'alfabeto, vedete la luce dell'alfabeto simboleggiata dalla fiamma. Questo per dire che non stiamo parlando di cose che non riguardano più la civiltà attuale, la gente la sente come una realtà propria. Nel documentario che vi farò vedere nel pomeriggio abbiamo fatto un lavoro con lo IULM di Milano proprio di questo tipo, abbiamo intervistato la gente dal Libano alla Spagna chiedendo cosa vuol dire essere Fenici oggi, e abbiamo scoperto che la gente lo considera una forma di una cosa attuale, quindi molto interessante come applicazione. Senza dimenticare che in tutte le monete europee c'è Europa. Europa è la figlia del re di Tiro, rapita da Zeus, come viene raffigurata nella moneta greca in sembianze di toro, da cui il nome del nostro continente. Quindi il tema dei Fenici noi l'abbiamo già nell'Europa dei nostri giorni, sapete, i nuovi 5 euro portano l'effigie d'Europa, ma ora tutte le monete saranno adeguate in questa maniera. O l'alfabeto stesso che noi proponiamo come laboratorio, insegniamo ai ragazzi delle scuole a scrivere in Fenici in mezz'ora. È una sciocchezza, se vogliamo, perché ovviamente si tratta semplicemente del giochetto che facciamo quando scrivi il tuo nome in cinese, il tuo nome in giapponese, eccetera, lo facciamo in Fenicio. Però lo facciamo anche con il greco e con il latino, per spiegare ai ragazzi che le lingue morte non sono morte effettivamente, dipende da noi se possono avere un significato. Il sistema è lo stesso che si usa nelle scuole elementari, associare l'immagine, così scopriamo che casa si dice bet, e altre varie. E tra l'altro molto interessante perché i Fenici, come, tra l'altro abbiamo fatto un'esposizione a Perpignano nel 2013 su questo argomento, i Fenici come gli arabi scrivevano da destra verso sinistra, non avevano le vocali, quindi ciò spiega anche certe formule dei giorni nostri, insomma certi modi di essere della letteratura. Ecco, sul turismo scolastico, ve l'ho accennato prima, questa è un'esperienza che abbiamo, noi intanto li chiamiamo viaggi dell'interculturalità, non li chiamiamo viaggi scolastici, viaggi di istruzione senza apostrofo, gite, queste parole le abbiamo cancellate.
Preferiamo parlare di viaggi dell'interculturalità ponendo alla base che cosa? Uno, la preparazione del viaggio, cioè le scuole che ci chiedono di collaborare per organizzare questi viaggi, sia a livello locale sia a livello internazionale, collaborano con noi da settembre per preparare un percorso che dura un anno. C'è una preparazione. Questa preparazione ci serve per concordare gli obiettivi pedagogici col personale docente. Non si va in gita per fare la giornata di vacanza da scuola, si va in gita per approfondire un tema. In gita o viaggio. Nel caso specifico questo era un viaggio di una scuola francese che studia italiano, che studia latino, che studia turismo e abbiamo elaborato per ogni filone di studio un percorso specifico. Loro sono arrivati già sapendo che cosa avrebbero fatto. Per ogni sito archeologico abbiamo fatto un'attività diversa. Per esempio, qui non c'è la foto del teatro di Segesta, al teatro di Segesta hanno recitato in antico latino le verrine di Cicerone, con l'accento francese, che è diverso da quello che facciamo noi quando studiamo latino in Italia, per esempio, come si studia in Spagna, perché cambia l'accento. E in Asselinunte abbiamo fatto l'archeotrekking, a Mozzi hanno fatto l'orienteering fotografico, cioè hanno fatto attività diverse, erano divise in squadre, una specie di giochi senza frontiere, in cui si sono coinvolti. L'idea del gioco rende parecchio, specialmente con le scuole. I bambini più piccoli sono entusiasti di andare a giocare in un sito archeologico, in un museo. È un po' i meccanismi che noi abbiamo sempre più una notte al museo con, eccetera, eccetera. Per esempio, quello in alto a destra è il museo di Gibellina, dove hanno partecipato a un concorso internazionale di arte contemporanea, creando sul momento una composizione canora. Hanno cantato una canzone siciliana con l'accento francese. Non hanno vinto ovviamente il premio, però l'idea era che loro collaboravano col museo. In altri casi abbiamo portato i ragazzi a lavorare nelle aziende, a fare per un giorno un'esperienza, cosa fa un operatore turistico, cosa fa un operatore culturale. I ragazzi sono entusiasti di questa esperienza, un operatore ambientale, gestire bambini in un centro di educazione ambientale. Sono delle esperienze che responsabilizzano il nuovo modo di fare turismo culturale e in questo siamo seguiti, devo dire, da parecchi tour operator italiani e stranieri e soprattutto da questo che è un catalogo che va a 500.000 scuole italiane di Datur che da diversi anni ci dete, che vedete siamo in copertina, questa visibilità proprio come esperienze innovative di attività scolastiche fuori dalla scuola. Ecco, queste sono le applicazioni che un itinerario culturale può fare a differenza di una destinazione singola. Se l'avessi fatto come singola destinazione non avrei avuto queste opportunità e quindi non avremmo potuto promuovere. Tra l'altro all'interno non è che diamo una sola destinazione, questa è per l'Italia, ci sono 5 destinazioni. Dovunque i nostri partner erano pronti. Cioè se i partner sono pronti con le attività noi li inseriamo direttamente nella promozione. Alcuni esempi di attività, l'archeotrekking. Si parte con un archeolab, un laboratorio destinato ai ragazzi delle scuole superiori di un territorio, si spiegano le risorse del territorio, si vanno a visitare, dopo si sviluppano con un gruppo limitato, perché è una selezione naturale, quelli che sono interessati, cominciamo a crescere e a diventare guide del territorio. Organizzando cosa? Una domenica al mese, visita gratuita al sito di... Si scrivono un sacco di persone del posto, i ragazzi fanno esperienza e allo stesso tempo danno informazioni, preparano ovviamente la visita in quel posto perché sono motivati, diventano mini guide di monumenti tra virgolette minori, posti sconosciuti, riserve naturali che nessuno sa che cosa ci sia e cose di... E la gente scopre il proprio territorio intanto. Allo stesso tempo i ragazzi fanno esperienza, quando poi abbiamo detto inventiamo un prodotto turistico dedicato a questo sito che è Sevinunte, loro hanno detto, cosa vorreste fare con vostri amici coetanei? L'archeotrekking, perché passeggiata archeologica suona male, invece archeotrekking, la traduzione inglese, suona meglio. Risultato, loro hanno inventato un prodotto che voi trovate sul sito movimentolento.it, dedicato alla rotta ai Fenici, ci sono 7 percorsi, uno di questi è proprio l'archeotrekking di Selinunte, inventato da ragazzi di 16 anni. Non solo, i tour operator stranieri ora chiedono di fare l'archeotrekking e non fare più la visita tradizionale. Perché l'archeotrekking è una lettura del paesaggio camminando all'interno di un sito archeologico di 30 ettari, quindi ha voglia di... Ma i risultati indotti, prima la visita era solo un'ora, con l'archeotrekking è 8 ore. 8 ore vuol dire che io mangio nel posto e dormo nel posto, quindi l'operatore turistico c'ha un vantaggio, perché c'è qualcosa da fare. Oggi noi proponiamo alle scuole non più la visita di un sito, ma 12 prodotti per ogni sito.
Si va dai circuiti tematici legati alla gastronomia, al paesaggio, al gioco, alla caccia al tesoro, lo studio dei monumenti, lo studio delle barche, cioè si crea per ogni filone un'attività specifica. Ora le scuole ci chiedono di andare a settembre da loro per preparare insieme con gli insegnanti le attività in aula legate a queste attività. Quindi quando i ragazzi vanno a visitare il luogo, vanno a realizzare quello che hanno studiato per tanto tempo, quindi sono motivati, attenti, non hanno problemi di fare vandalismi, eccetera, perché per loro quello è il patrimonio, è diventato il patrimonio, è l'oggetto del loro studio. Sono padroni pure loro di questo patrimonio, come dovrebbero essere tutti gli amanti del bello, della natura. Declinazione al mare, archeosailing. Vengono da noi dei gestori di scuole di vela, di scuole per bambini, vedete quanto sono piccoli, 8-10 anni, ma possiamo fare una collaborazione, certo. E allora a questo punto la visita, il percorso di educazione alla vela diventa anche l'occasione per andare a visitare i luoghi, perché i luoghi greci, fenici, romani, eccetera, si visitavano dal mare, non da terra. Cioè chi andava in questi luoghi ci arrivava dal mare, quella è la chiave di lettura corretta, e i turisti sono lì con la bava alla bocca, per favore fammelo vedere dal mare, come deve essere dal mare. Altro coinvolgimento, questa è la nostra barca, abbiamo una cooperativa sociale che ci ha messo a disposizione questa barca, il 14 luglio faremo una mini traversata dall'isola Egeo a Marsala insieme con Goletta Verde, perché promuoviamo la goletta dell'interculturalità. Collaborazione con le crociere turistico-culturali, la Rue du Jasmin, abbiamo collaborato per 4 anni, dalla Francia alla Tunisia, 60 barche da tutto il mondo che si iscrivono seguendo percorsi fenici. Alla prima tappa siete sulla rotta dei fenici, alla seconda tappa tutti si erano comprati il libro di storia per studiare i fenici perché non li conoscevano. Ecco, abbiamo creato i turisti culturali, cioè abbiamo creato un interesse, un bisogno dove prima non c'era. Ora quest'anno dovremo collaborare con la Cartago dell'Etta Est, che è un'altra crociera. Il collegamento col mondo della pesca. In Italia abbiamo questo fenomeno del pescaturismo molto interessante. Abbiamo già fatto dei progetti con l'Osservatorio Turistico delle Isole Europee a formare gli skipper delle barche a vela tra l'Italia e la Grecia per spiegare il paesaggio partendo dall'Italia fino ad arrivare in Grecia. Stiamo facendo lo stesso percorso con i pescatori che località per località possono non solo raccontare la loro vita, la loro cultura del mare, ma anche far vedere i paesaggi delle città che sono a toccare col porto peschereccio di oggi. Quindi è una forma di integrazione molto interessante che soprattutto può dare grandi sbocchi per questo settore che non sempre naviga in buone acque. Sott'acqua, itinerari archeologici subacquei. Collaborazione con la Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana, che è l'unico ente, credo, nel Mediterraneo che si occupa specificatamente di questo, però stiamo lanciando insieme con loro una rete di centri che si occupano di archeologia subacquea. In Spagna ce n'è due, uno in Francia, uno in Grecia, uno in Israele, per creare appunto questi meccanismi, standardizzarli. Già su questo tema l'UNESCO ci ha chiesto informazioni, perché sono interessate. Loro che hanno fatto, hanno sviluppato dove c'erano dei relitti, dei percorsi subacquei, li hanno segnalati, vedete, con questi gavitelli. Ora abbiamo presentato un progetto alla Regione Siciliana, ci finanzieranno le guide in materiale plastico, per cui i clienti dei diving riceveranno anche degli ausili per poter visitare questi musei sott'acqua. Chi non può andare sott'acqua, telecamere dalla terraferma possono seguire lo stesso percorso. Cioè, immaginate quante cose si possono fare con quello che abbiamo. Il patrimonio è bello e grande per questo. Abbiamo sviluppato, per esempio, con Adriatica, con Patrizio Roversi, dei percorsi con Adriatica in cui ci sono racconti di viaggio. Ma l'anno scorso, per esempio, in occasione del decennale, un altro grande navigatore, Alberto Rudi, cognato di Ambrogio Fogher, ha fatto per noi questo percorso con la sua barca che si chiama Duale, sulle rotte dei Fenici, partendo dal sud della Spagna, quasi abbassata la linea, comunque passando da Sardegna, Sicilia, fino in Tunisia. Altre collaborazioni importanti, Lega Ambiente, lo dicevo prima, Cammini d'Europa, che è il consorzio dei GAL che lavorano in Europa sugli itinerari culturali, con cui stiamo sviluppando per esempio delle proposte per tutti i progetti leader d'Europa a utilizzare la quota di progetti transfrontalieri per lavorare sugli itinerari. Cioè non sono dei progetti a parte, sono i progetti obbligatori per tutti i GAL. Immaginate che il 10% dei GAL europei operanti sugli itinerari siano interessati ad aderire a questa nostra proposta, vuol dire avere delle risorse da poter mettere a disposizione dei territori su questi temi. Ecco, lì potrebbero entrare in gioco le regioni, come hanno fatto per esempio l'Umbria, che ha dato indicazioni ai GAL di lavorare su un certo tema.
Ora, se il tema degli itinerari è un tema strategico che interessa, gli strumenti ci sono. Tutto sta alle scelte. Cioè, lì possiamo proporre alle regioni, alla Regione Puglia, di collaborare in questo senso. Un altro accordo molto importante, siamo verso la fine di questa carrellata, è l'accordo che abbiamo fatto nel 2009 col governo peruviano, con Promperù, che è il Ministero del Turismo, per la promozione e un gemellaggio promozione congiunta di temi legati al turismo archeologico. Il loro itinerario proposto è la Ruta Moche, che fa parte dell'itinerario Chapañán, che è tutta la zona andina. Il Perù ha il 70% del patrimonio archeologico del Sud America, quindi c'è parecchio materiale. Questa iniziativa, che già si è concretizzata subito in quegli anni con la presenza congiunta in alcuni stand a fiere all'estero, per esempio siamo stati a Parigi al Salon du Patrimoine, nello stesso stand la Rotta dei Fenici e la Ruta Moche. E la gente restava un po' spiazzata, dice: come fai a mettere insieme due mondi così diversi? Ecco, questa è la bellezza degli itinerari culturali, che va oltre l'aspetto locale. La zona che abbiamo promosso è una zona in cui ci sono due villaggi da circa 600 abitanti l'uno. Questi sono andati a Parigi a presentare il proprio patrimonio grazie a un accordo tra itinerari. Quindi queste sono le applicazioni pratiche di quello che dicevamo prima. Ora, naturalmente, per altre informazioni specifiche vi rinvio ai siti della Rotta dei Fenici, oppure a contatti, poi vi darò tutti i miei riferimenti. Concludo con questa frase di Nazım Hikmet, il famoso poeta turco, che dice: il più bello dei mari è quello che non abbiamo ancora navigato, i più belli dei nostri giorni non abbiamo ancora vissuti. Ecco, questo è lo spirito con cui dobbiamo ragionare. C'è tanto da fare. Abbiamo tutto quello che può servire per sviluppare delle iniziative interessanti, un grande patrimonio, una grande comunità mediterranea che è interessata a valorizzare le attività. Ecco, Gianfranco Pennette ne ha destra in alto, eh? E quindi da questo punto di vista sviluppiamo in collaborazione, collaboriamo per sviluppare queste idee, perché sicuramente i risultati arriveranno. È un messaggio, diciamo così, propositivo, io lo definisco anche un po' che guarda la sostenibilità, perché vuol dire non è detto che tutto sia stato già fatto, non è stato tutto determinato, e vediamo come sviluppare tutto questo nel miglior modo possibile. Quindi, con il saluto di tutti gli amici del network della Rotta dei Fenici, questo per concludere brevemente questa carrellata sulla rotta, che si approfondirà di alcuni contributi. A parte completare il documentario del Consiglio d'Europa, io ho portato un documentario sulla Rotta dei Fenici, appunto, che certifica il messaggio che c'è dietro la Rotta dei Fenici. Un'animazione 3D che riguarda le applicazioni tecnologiche che è possibile applicare a questi patrimoni, e quindi come sostenere questo tipo di ricerca anche grazie alle nuove tecnologie. E poi nel pomeriggio affronteremo anche altri temi più legati al marketing, e poi, come dicevo prima, questo lavoro su disciplinari, questo potrebbe essere una buona esercitazione. Io non so che ore si sono fatte, ci siamo? Possiamo concludere qua per stamattina? Benissimo, spero di vedervi nel pomeriggio, e appuntamento alle 3:30. Sì, riprendiamo i lavori del laboratorio alle 15:30, sempre col dottor Barone. Grazie a tutti.